Io sono andata per la prima volta a Prizi, un paese sui monti Sicani, un paesino arroccato sulla montagna, molto suggestivo, però appena entrata mi imbatto in tre gozzi macroscopici, paurosi. Non avevo io allora laureata da 3-4 anni, da 78, quindi sono rimasta sbalordita, non avevo mai visto de visu proprio una cosa del genere. Man mano che andavo all'interno del paese, altri gozzi di queste dimensioni, sono rimasta sbalordita e mi sono chiesta, ma perché? Intanto bisogna focalizzare un discorso su un fatto, questi gozzi appartenevano a persone di un ceto medio-basso. Quindi cosa significa? Uno, intanto paesino arroccato, quindi scambi un po' più limitati rispetto ad una città. Secondo, la montagna. Secondo, il ceto un po' basso, quindi davano priorità ad altre cose piuttosto che alla salute, anche se la tiroide è una ghiandola importantissima. E poi il mancato utilizzo di alcune cose fondamentali, che so, anche lo stesso sale iodato, non si sapeva che cosa fosse da quelle parti. Nel corso degli anni, perché mio marito è di Prizi, quindi io ci vado ogni tanto, tutto questo che ho visto nel lontano 1980 non l'ho visto più. Perché? Intanto maggiore apertura del paese con i paesi vicini, con Palermo, i ragazzi che studiano fuori, maggiore importanza data al problema, quindi ci si sente più responsabili della propria salute, e terzo anche la diagnosi, la cura che è andata avanti, va sempre più avanti, e noi ci auguriamo che vada sempre più avanti. Quindi come non venire oggi a portare i saluti del Presidente dell'Ordine dei Consiglieri al Dottore Lograsso? Appena Vito mi disse ci puoi andare, ma di corsa, perché la fama del Dottore Lograsso va oltre i nostri confini territoriali e lo sappiamo, quindi è un argomento sempre importante. E quindi io vi auguro di ascoltare notizie che possano essere di aiuto nella nostra quotidiana attività lavorativa. Io per prima, e buon lavoro. Grazie. Grazie, grazie. Si celebra in tutto il mondo l'ultima settimana di maggio la settimana mondiale della tiroide, ed è il nostro solito ogni anno organizzare un'iniziativa. Quest'anno si è pensato di fare qualcosa che fosse qualche cosa di più della solita riunione scientifica, del solito corso di aggiornamento. Abbiamo infatti sul territorio organizzato un piccolo studio epidemiologico che ha coinvolto 30 medici di medicina generale, e a questi medici di medicina generale sono stati dati dei coupon per invogliare i pazienti a una ecografia, ad effettuare gratuitamente una ecografia presso la nostra struttura poliambulatoriale e il dosaggio del TSH in un laboratorio convenzionato. Questo studio ha coinvolto 200 e più pazienti, e i dati di questo studio condotto sul territorio verranno presentati oggi alla vostra attenzione, perché si voleva dimostrare che la patologia tiroidea è sottostimata, e mentre il medico di routine prescrive un dosaggio della glicemia o del colesterolo, il dosaggio del TSH non rientra nelle nostre abitudini prescrittive. Ebbene, si è visto invece che molte persone hanno un TSH fuori il range e molte persone sono portatori di un nodulo tiroideo senza saperlo. E quindi il messaggio, la deduzione che viene fuori da questo studio poi verrà presentata più tardi in una relazione ad hoc. Quindi l'obiettivo il messaggio che si vuole lanciare oggi è quello che la patologia tiroidea è sottostimata, e quindi il medico dovrebbe riservare più attenzione alla diagnostica
delle malattie della tiroide, e il coinvolgimento deve essere di più figure professionali. Ci vuole il medico di famiglia, ci vuole il pediatra, ci vuole il chirurgo, ci vuole il medico nucleare, e perché no, tutto questo si sta cercando di organizzarlo e finalizzarlo a una gestione sul territorio, perché nel nostro territorio ci sono le figure professionali per gestire lo screening, per gestire la diagnostica, per gestire la clinica e per gestire la chirurgia. E il messaggio che vuole partire oggi da questa struttura è che si deve avviare, con la buona volontà di tutti, un discorso di grande integrazione tra territorio e ospedale, tra pubblico e privato, e a dare valenza alle mie parole, la presenza, per noi grande riconoscimento e grande regalo, la presenza del dottore Zappalà, direttore della nostra ASP. Non esageriamo, dottor Grasso, grazie comunque, grazie a lei, grazie per questo, diciamo, evento che ha voluto costruire. Io mi sono letto, non sono un medico ovviamente, io non ho una formazione medica, mi sono però letto un po' il programma, e unico appunto, lo faccio subito, sono l'unico appunto che faccio, proprio per dare valenza e valore a quello che stava dicendo lei al termine dell'intervento, forse bisognerebbe anche discutere di modelli organizzativi, non solo di aspetti tecnici, clinici, e appunto specifici della patologia. Iniziamo a discutere di modelli organizzativi, lo dico soprattutto dal mio punto di osservazione. Questa è una provincia, ci sono alcuni che vengono da fuori provincia, quindi magari due dati dimensionali. Questa è una provincia di 435.000 cittadini, noi siamo articolati in 6 distretti sanitari e abbiamo 7 presidi ospedalieri compreso Pantelleria. Quindi è un'azienda molto, diciamo, molto grande, da un punto di vista molto vasta, da un punto di vista territoriale, molto frammentata. Ecco, il lavoro che stiamo cercando di fare, mi aggancio all'ultima riflessione del dottor Lograsso, almeno che stiamo cercando di fare noi in ASP, Covid permettendo, è quello di costruire appunto percorsi integrati e modelli di reti cliniche, perché io sono fortemente convinto che noi dobbiamo cercare di uscire da questa impostazione di vocazione generalista che hanno i nostri ospedali. Cioè, ormai la medicina ospedaliera, lo sapete meglio di me, va verso una specializzazione, quindi dobbiamo cercare di differenziare quello che fanno gli ospedali, e io questo è un lavoro che sto cercando di portare avanti con i colleghi. Ovviamente faccio l'esempio delle cardiologie che andano su tutti i giornali per mesi. Noi abbiamo in provincia 5 cardiologie, 4 unità operative complesse e una unità operativa semplice dipartimentali. Li ho messi tutti i responsabili intorno a un tavolo, ho detto: ma partiamo da quello che sono le vostre competenze, sviluppiamo, differenziamo, c'è chi fa la parte elettrica, c'è chi fa la parte vascolare, cerchiamo di differenziare in un'ottica di percorso integrato, quello che diceva lei. Per me è importantissimo questo, perché se non riusciamo a uscire da questa diciamo spinta competitiva, scusatemi il termine, so che sta arrivando il sindaco, ma non è nulla contro, diciamo, la politica locale, però registro troppo spinte collaborative e competitive e poco collaborative. Il mio lavoro invece è cercare, dal punto di vista tecnico, insieme ai colleghi clinici e medici, costruire dei percorsi in cui ciascuno giochi un ruolo, magari un ruolo differente, e in modo tale che i cittadini trovino all'interno della provincia di Trapani, magari non nell'ospedale di sotto casa, non nell'ospedale più vicino, ma comunque all'interno della provincia di Trapani, delle prestazioni qualificate, sicure, appropriate e quant'altro. Questa era, secondo me, la sfida. Se non riusciremo a fare questo, difficilmente riusciremo a essere attrattivi per i medici. Il problema delle aziende sanitarie, e io lo vado ripetendo, ma sono cose abbastanza banali, cioè non è che sono pure nel mio sacco. La sanità si fa con, in primis si fa col capitale umano, col capitale professionale, con le competenze, le tecnologie, tutto il resto, l'organizzazione viene dopo. Ora, se noi non riusciamo a creare le condizioni per essere attrattivi per i giovani medici, difficilmente riusciremo a porre le basi per lo sviluppo di questa sanità. Questa è una sanità che esporta molto, turismo sanitario, cioè abbiamo una mobilità passiva che sfiora 100 milioni di euro l'anno, sono soldi dei cittadini della provincia che dovremmo cercare di far tenere qui per cercare di costruire, perché io per esempio
una cosa che ci tengo non a rivendicarla per quanto riguarda l'attività che abbiamo fatto, però in provincia di Trapani, quando sono arrivato io, non c'era la medicina nucleare. Noi, una notizia ancora non l'ho pubblicizzata, noi siamo riusciti a reclutare 4 medici nucleari, 3 già sono in servizio e il quarto arriverà, il responsabile arriverà dal 1 giugno, prenderà servizio. Siamo riusciti a fare campagna, diciamo, acquisti tra virgolette. È importante questo, perché se mancano dei passaggi fondamentali, diagnostici, clinici, chirurgici, i professionisti, tanti professionisti bravi ce l'abbiamo, in azienda ce ne sono alcuni molto bravi, alcuni sono qui dentro adesso senza parteciperanno anche in maniera attiva. Dobbiamo, io sento la responsabilità anche nei confronti loro di cercare di creare le condizioni perché il loro lavoro possa essere messo a rete e, diciamo, in un percorso qualificato e di alto livello. Quindi io salutando il sindaco, che parlo generalmente sempre dopo i sindaci, però quindi l'impegno dell'azienda sicuramente va nel senso, almeno per quanto mi riguarda, va nel senso di costruire percorsi integrati, superare logiche competitive di mero competizione tra ospedali e tra strutture di erogazione nostre pubbliche e anche private, cercando di creare le condizioni perché appunto si costruiscono delle reti dove ognuno svolge il proprio ruolo e dove il risultato complessivo sia un risultato qualificato. Quindi vi faccio i complimenti, buon lavoro e grazie ancora. Grazie dottore Zappalà. Dottore Zappalà ha sottolineato e condiviso quelle che sono le nostre riflessioni, che l'obiettivo dei prossimi anni deve essere quello di un grande coinvolgimento ospedale, territorio e anche pubblico e privato, perché è assolutamente inconcepibile che in una provincia come la nostra si spendano 100 milioni di euro, si esportino, si portino fuori 100 milioni di euro per gestire la chirurgia o le cure di ammalati che potrebbero essere gestiti da noi e questi soldi rimanere da noi nel nostro territorio. E quindi anche il ruolo del medico deve essere quello anche di coinvolgere e di sensibilizzare e di fare unirci tutti assieme perché questi concetti siano condivisi. Ad avvalorare e a dare un significato ai nostri sforzi la presenza del nostro sindaco, che non finirò mai di ringraziare perché dà alla riunione di oggi nei suoi risvolti anche sociali, che sono anche gli obiettivi di questa struttura e della nostra Onlus che opera qua dentro. Grazie Massimo. Grazie dottore Lo Grasso, semplicemente per salutare le autorità, i medici, gli operatori presenti, con piacere che porto il saluto della città su un argomento fra l'altro che ci sta tutti a cuore, la prevenzione, la cultura della prevenzione di cui sentiamo parlare da parecchio tempo, ma ha bisogno poi di essere declinato, tradotto anche in azioni concrete. Parlarne, discuterne, confrontarsi fra operatori e anche rappresentanti delle istituzioni credo che sia significativo rispetto a un programma di investimenti che chiaramente può agevolare tutto questo, ma credo che abbiamo bisogno anche di parlare di educazione alla prevenzione che oggi è fondamentale per ovvie ragioni di diagnosi precoci quanto più diciamo in tempo possibile per intervenire. Io credo che tutto questo, consentitemi, ma per mia deformazione, ha bisogno di una particolare forma di cooperazione, di collaborazione, cioè su questi temi, così come sui temi dell'ambiente, sui temi del rispetto delle condizioni di sviluppo del nostro paese. Ormai siamo cittadini del mondo, non possiamo immaginare di ragionare in una logica sovranista, una logica diciamo che ci faccia stare all'interno delle mura delle nostre città. Dobbiamo ragionare in una logica proprio di cooperazione, di comunità, intanto noi provinciale, e quindi il ruolo del commissario dell'ASP deve essere un ruolo, come ha dimostrato, che tiene conto delle esigenze di tutto questo nostro territorio.
e lo dobbiamo fare tenendo conto delle aspettative dei nostri cittadini nell'ambito di una rete di qualità del servizio e delle prestazioni sanitarie, che non possiamo più immaginare essere diciamo ravvicinate dietro l'angolo, dietro casa, ma dobbiamo lavorare in una logica che sia regionale, per quello che ci riguarda appunto provinciale. È necessario, mi permetto di dire, lo dico a voi anche operatori, che anche la politica e anche la società possano aiutare a superare ancora logiche troppo campanilistiche. Così non ce la faremo. O usciamo da questa logica che tende anche a strumentalizzare alcune situazioni che riguardano la politica nel nostro territorio, la politica sanitaria, oppure non ce la faremo. Dobbiamo uscire da questa situazione di contrapposizioni su politiche sanitarie. Io credo che il lavoro in un tempo di emergenza che si sta facendo è davvero esemplare, e vanno ringraziati tutti gli operatori della sanità per il lavoro che è stato fatto in questo tempo di emergenza imprevedibile per tutti. Se vi sono dei consigli, dei contributi da poter dare, questo lo si deve fare in una logica costruttiva, non alimentando contrapposizioni. Fermo restando che anche su quello che riguarda la collaborazione di pubblico e privato e la rete sul territorio che consenta di collaborare di più con i presidi ospedalieri, anche lì gli investimenti a disposizione e una disponibilità dei medici di base e degli operatori sanitari può notevolmente agevolare un salto di qualità in una logica di cooperazione. Però tutto questo passa intanto dal dialogo, dal confronto costruttivo ed una capacità di lavorare sempre di più nella direzione della prevenzione e della educazione alla prevenzione. Purtroppo su questo aspetto siamo ancora, mi permetto di dire, in ritardo, e il lavoro che si sta facendo fare, che si sta facendo anche da parte vostra, è encomiabile. Vi ringrazio perché io per primo ho avuto modo di sperimentare l'importanza della prevenzione, e spesso e volentieri questo lavoro che si fa non solo fa risparmiare in termini economici notevolmente, ma consente anche di evitare di andare fuori dal nostro territorio, coordinandoci meglio in termini di mezzi e risorse. Io chiudo qua dicendo che anche il Comune di Marsala è disponibile a poter supportare iniziative che riguardano la telemedicina e che riguardano la prevenzione anche e la ricerca della diagnosi anche a distanza, supportando con tutte le modalità possibili. Noi stiamo lavorando anche con l'università per far partire dei corsi di laurea nel nostro territorio, che sono previsti già dall'anno 21, se Dio vuole, finalmente presso la struttura del campus biomedico. Ma tutto questo va fatto ricercando appunto questa forma di collaborazione, perché per averlo anche sperimentato non è detto che bisogna correre subito fuori per fare una diagnosi, la si può fare anche qui nel nostro territorio e abbiamo mezzi e risorse professionali in grado di poterlo fare. Grazie e buon lavoro. Grazie signor Sindaco. Grazie. Sembra che stiamo cominciando molto bene perché siamo tutti d'accordo. La parola al dottore Biagio Valenti, in rappresentanza dell'organizzazione sindacale dei medici di medicina generale, che c'è sempre vicino nelle nostre iniziative. Grazie Salvatore, buongiorno a tutti. Ciao Massimo. Bene, e la nostra associazione sindacale è stata sempre vicina alle iniziative che Salvatore Lograsso ha portato avanti negli anni. Lui è stato, continua ad essere, un punto di riferimento non solo per approfondire e trattare le patologie della tiroide come in questa occasione, ma anche, ricordiamoci, per le patologie neoplastiche della mammella. Questo centro ha avuto il merito proprio di mettere a disposizione della collettività marsalese e nonno delle professionalità di alto livello che hanno consentito veramente di ricevere delle prestazioni sanitarie qualificate.
il ruolo del medico di famiglia nel caso specifico deve essere un ruolo proattivo, un ruolo proprio, come diceva Salvatore, di ricerca di quelle patologie magari subdole, subliminari, che andandole a cercare si trovano. Quindi non solo fare prevenzione con il sangue occulto nelle feci, con la mammografia, col pap test, tutto quello che vogliamo, ma anche con degli esami che possano in tempo debito riconoscere delle patologie nella fase iniziale. Correttamente bisognerebbe agire secondo i cosiddetti piani diagnostico terapeutico assistenziali, cioè a dire costruire quelle reti che consentono di coniugare le linee guida con quello che il territorio offre in termini di disponibilità diagnostiche, di strumenti, tutto quello che serve. Purtroppo il nostro territorio è deficitario, diciamoci la verità. Il direttore è andato via, gliel'ho detto alla presidente Salvatore, la medicina territoriale va potenziata. Noi nel nostro distretto sanitario, Massimo, all'Iname, non abbiamo un ecocardiografo. Secondo me è cosa di vergognarsi. Cioè un cardiologo che fa solo un ECG, che può fare chiunque, non è messo nelle condizioni di fare un ecocardiogramma, che è un esame indispensabile per dare delle minime risposte. E invece magari deve andare a Salemi, con tutto il rispetto del Salemi e merita di averlo, deve andare a Trapani, deve andare oltre. E le richieste sono state fatte, ma devono essere evase. Per esempio lo spirometro, Battista Figlioli, lo spirometro se la portava da casa sua all'Inam. Cioè sono strumenti che costano niente, pochissimo, eppure questi strumenti basilari spesso nel nostro distretto non ci sono. E quindi là bisogna agire con sinergia, perché il nostro territorio merita di avere quelle strumentazioni che consentono di dare risposte ai cittadini. E vado oltre: se un comune cittadino non ha la possibilità di pagare, ha bisogno di una gastroscopia urgente, se la deve pagare. E a me è costato più di una volta una colonoscopia, per esempio. Quindi dico, ci vuole il personale, che sicuramente è deficitario perché c'è stato un errore a monte di programmazione, ma ci vuole anche una migliore capacità organizzativa, perché chi poi, diciamo, la paga è il più povero, perché chi ha i soldi il problema non se lo pone, il problema se lo deve porre, e se lo pone purtroppo il paziente, che non è abbiente. Noi medici di famiglia spesso siamo l'interfaccia diretta, quelli che raccogliamo queste istanze, queste difficoltà. Noi abbiamo dovuto gestire in questa epoca di pandemia e delle situazioni difficili da soli. Non abbiamo avuto la spalla del nostro ospedale o di altre strutture. Altro che fare il tampone prima di andare dal medico di famiglia, Salvatore. Noi abbiamo ricevuto sempre tutti, anche quelli col Covid, talvolta non sapendolo. E abbiamo cercato di dare delle risposte per quello che abbiamo potuto fare. Quindi voglio dire, è tempo di agire, come hai detto correttamente tu, tutti in sinergia, perché noi abbiamo bisogno dell'ospedale, correttamente, abbiamo bisogno delle risposte anche nel nostro distretto. È un momento storico per la medicina, ormai la riforma è stata approvata, ci sarà la casa della comunità, il COT, la centrale di coordinamento territoriale, l'ospedale di comunità, e credo la regione sia in notevole ritardo anche su questo, perché entro il 30 di giugno avrebbe dovuto già e porre in essere i primi provvedimenti per avviare case di comunità entro il 30 di giugno, ma non mi risulta che stia muovendo nulla. Lo so, però dico, materialmente non mi risulta che sia stato posto in essere un provvedimento. Speriamo che si arrivi, perché il tempo credo che sia tiranno a questo punto. Quindi io chiudo subito, ringrazio Salvatore di aver accolto anche il suggerimento di mettere in rete queste iniziative. L'ha fatto per il Carcinoma della Mammella, lo farà pure oggi, perché la nostra partecipazione attiva, come tu sai, su queste iniziative
vuole anche dare la possibilità per chi non è stato oggi presente, per esempio perché è impegnato per altri impegni, per altre mansioni, per altre cose, avere la possibilità di vederselo anche da casa su YouTube, aggiornarsi anche da remoto come abbiamo imparato a fare. Grazie a tutti. Grazie Biagio. Della registrazione tecnica ringraziamo con l'occasione Alberto Di Paola, che è stato impeccabile di alta professionalità, sempre ci è stato sempre vicino nelle nostre iniziative. Diamo adesso apertura ai lavori di questo incontro. Diciamo ti esoneriamo allora. Grazie. Grazie, grazie della tua presenza Massimo. Grazie, grazie. Do la parola al dottore Antonino Lopresti, che come moderatore introdurrà le relazioni. Grazie Salvatore, buongiorno a tutti. Intanto grazie ancora per avermi voluto coinvolgere in questo incontro di oggi. Purtroppo per motivi familiari io non potevo essere presente. Ho detto a Salvatore che dopo per l'apertura dei lavori, perché purtroppo devo andare via, purtroppo fortunatamente, perché devo andare da mio figlio a prendere all'aeroporto, quindi per un fatto positivo tutto sommato. Però mi faceva piacere essere qua, perché da diabetologo, non puramente endocrinologo, però vicino al mondo metabolico ed endocrinologico, oggi essere presente ad una manifestazione che in qualche modo era di così ampio respiro, perché dalla prevenzione e dallo screening ci fa vedere come possiamo arrivare a dei risultati concreti anche per il territorio e la popolazione, mi faceva piacere essere presente e quindi aprirò questi lavori presentando intanto il dottor Francesco Marino, responsabile della chirurgia generale dell'ospedale Dottore Emanuele di Salemi, che ci introdurrà sul nodulo tiroideo, che è una di quelle condizioni che spesso passano inosservate nel nostro mondo medico, perché all'inizio può essere anche di difficile riconoscimento o di non facile interpretazione, e che spesso viene fuori occasionalmente o in seguito, diciamo, a delle situazioni, a dello screening, a degli esami di routine, e naturalmente andare a evidenziare poi, dopo che abbiamo evidenziato un nodulo tiroideo, la cosa importante è capire come questo nodulo, che natura c'ha e come possiamo fare tutta una serie di approfondimenti per lasciare tranquillo il nostro paziente ed essere tranquilli anche noi come medici nel proseguo delle nostre, del nostro futuro terapeutico. Quindi lascio la parola sicuramente a chi è molto più esperto di me sulla materia, il dottor Marino. Buongiorno a tutti, ringrazio tutti i colleghi intervenuti, le autorità e soprattutto l'amico Salvatore che con questi eventi ci consente di fare continuamente il focus su situazioni che interessano tutto il nostro territorio e non solo. Secondo la legge di Murphy, se c'è qualcosa che deve andare male, va sicuramente storta. Unità operativa dipartimentale di Salemi, di chirurgia di Salemi, che attualmente è spostata su Alcamo per via del Covid, come al solito ci hanno un po' sballottati tutti.
Io nell'ambito dell'ASP mi occupo di chirurgia tiroidea attivamente e devo dire da diversi anni ormai con il dottor Lograsso collaboriamo per cercare di riportare, cioè di fare quello sforzo umano, di riportare sul territorio creando quei famosi percorsi terapeutici per la popolazione che consentano alle persone di non doversi spostare di provincia o addirittura di regione per affrontare una patologia che qui da noi è endemica, quindi è diffusissima. Avanti. Allora, intanto partiamo dal presupposto che, come diceva giustamente il dottor Lograsso, i noduli tiroidei interessano la maggior parte, la stragrande maggioranza della nostra popolazione. E soltanto in circa il 5% sono palpabili. Questo dato è indicativo del fatto che molti pazienti, perché vanno dal medico di base a chiedere di fare degli accertamenti sulla tiroide? O perché notano un'alterazione del profilo anatomico del collo, o perché si rendono conto da esami che vengono fatti purtroppo non così spesso come dovrebbero essere fatti, che c'è un'alterazione della funzionalità della ghiandola tiroidea. Devo dirvi che la maggior parte dei noduli è benigna, ma abbiamo un buon 10% nelle statistiche nazionali che ci dimostra che il nodulo tiroideo può essere maligno. Avanti. Noi tutti, facendo molta confusione, noi tutti chirurghi, medici, endocrinologi, eccetera, eccetera, seguivamo un po' dei percorsi che erano così alla demanda per molto tempo, fino a quando tutti ci si è resi conto che ci si doveva mettere insieme, stabilire insieme dei percorsi diagnostico-terapeutici che fossero funzionali a tutti, dal medico di base a chi poi si occupava effettivamente della chirurgia o a chi seguiva il paziente nel post-operatorio dal punto di vista endocrinologico. Avanti. È chiaro che per fare una buona valutazione del paziente occorre intanto una buona anamnesi, un esame obiettivo che ci consente di poter stabilire se ci sono dei noduli palpabili e gli esami di laboratorio. Avanti. Io cerco di essere rapido per darvi un excursus su molti argomenti che poi nelle successive relazioni verranno trattati in maniera più dettagliata. In genere l'esame obiettivo già ci dà un'idea di quello che può essere, cioè quello che può effettuare semplicisticamente anche il medico di base senza avere l'ausilio dell'ecografia o di altri strumenti che abbiamo a disposizione noi, ma ci consente subito di poter stabilire se il profilo tiroideo è integro o è alterato alla presenza di noduli. Avanti. Poi ci sono tutta una serie di dati sintomatologici che sono importanti per stabilire se il paziente si trova in una condizione di iper o ipertiroidismo, l'irritabilità, difficoltà alla concentrazione, un incremento volumetrico, irregolarità di altri percorsi endocrinologici, quindi problematiche di natura mestruale, intolleranza alle alterazioni della temperatura, la tachicardia, sono tutti elementi che ci portano a sospettare di un problema di ipertiroidismo. Avanti. Viceversa, la facile affaticabilità, la perdita di capelli, il fatto di presentare una pelle particolarmente secca o anche qui irregolarità mestruali, l'infertilità, molto spesso in molte pazienti donne si riscontrano patologie tiroidee perché non riescono a rimanere gravide, la costipazione, eccetera, eccetera, sono in genere sintomi che ci portano a sospettare di un problema di ipotiroidismo. Avanti. Allora, quali sono gli esami di primo livello che bisogna fare? Intanto il TSH, che è il primo dato che ci dice subito se c'è o meno un'alterazione alla funzionalità di tiroidea basale, l'FT3, l'FT4, e poi ci sono tutta una serie di altri esami che richiediamo nel caso in cui il nostro sospetto si comincia ad affinare, quindi la calcitonina nel caso in cui sospettiamo di un carcinoma midollare, il dosaggio di fosforo, calcio e il paratormone nel caso in cui sospettiamo di una neoplasia di natura paratiroidea, l'anticorpo antitiro perossidasi e antitiro globulina nel caso in cui sospettiamo di una patologia autoimmune
Ed infine il T-RAB, che è l'anticorpo specifico per il morbo di Basedow. Andiamo avanti. Allora, qual è il primo step? Il primo step è sicuramente l'ecografia. L'ecografia ci dà le prime indicazioni, le più importanti forse, su come dobbiamo proseguire nel nostro iter diagnostico nei confronti del paziente. Avanti. Qui dobbiamo valutare intanto il quantitativo di noduli che si trova all'interno della tiroide, la loro tipologia, ma soprattutto dobbiamo valutare che tipo di pattern di vascolarizzazione questi noduli presentano, perché già questo ci dà un'indicazione sulla loro benignità o malignità, non assoluta ma relativa. Andiamo avanti. E ovviamente i linfonodi locoregionali, quindi le prestazioni linfonodali del corpo. Quali sono le principali caratteristiche di malignità di un nodulo tiroideo che noi riscontriamo all'ecografia? Beh, innanzitutto il fatto che il nodulo si presenta non perfettamente omogeneo rispetto ai noduli benigni, che in genere hanno contorni netti, sono omogenei e non presentano queste alterazioni del profilo. Poi il fatto che all'interno del nodulo spesso sono presenti delle microcalcificazioni che all'ecografia sono particolarmente ben visibili, e l'assenza di un netto alone periferico, che invece è distintivo di un nodulo benigno, e ovviamente immagini irregolari, e la presenza di una vascolarizzazione intranodulare. Andiamo avanti. Quali sono gli esami di secondo livello che a questo punto cominciamo a chiedere per cercare di accertare ulteriormente quello che è il nostro sospetto? Io li ho messi in quest'ordine, però direi che nella pratica clinica l'ultimo, cioè la fine needle ago biopsy, sia quella più importante, cioè l'ago biopsia del nodulo tiroideo, che è quello che ci dà più dati, quello che dà al chirurgo più indicazioni su quello che fare, su cosa andare a fare dopo, successivamente. Senz'altro importanti nel caso in cui sospettiamo della presenza di noduli ectopici o di altre problematiche, sicuramente la scintigrafia ci può dare delle indicazioni, ma quelle indicazioni che c'è la scintigrafia non sono più quelle di un tempo in cui prendevamo per oro colato nodulo freddo, nodulo caldo, benigno, maligno. In realtà poi abbiamo visto col tempo che queste esterzioni lasciamo nel tempo che trovavano. Andiamo avanti. Questa è una scala che penso noi tutti conosciamo, perché anche qui ci si è messi finalmente d'accordo, cioè su quale indicazione dovevamo dare al chirurgo, su cosa doveva fare in rapporto a quello che era l'esame citologico. Questa scala è la scala che ci dà indicazioni proprio da parte dell'anatomopatologo che dobbiamo fare. Tier 1 è un nodulo che non ci dà indicazione, cioè non è definito. Il Tier 1C è un dato non diagnostico. Il Tier 2 è sicuramente benigno. Okay? Il Tier 3A è una lesione che ci comincia a dare qualche sospetto. Ok? E che in genere prevede un follow up del paziente. Dal tier 3B in poi entriamo in quello spettro di indicazioni chirurgiche assolute. Cioè significa che se il paziente ci si presenta con un tier 3B in poi, l'indicazione è chirurgica su quel nodulo, quindi di asportazione della ghiandola tiroidea. Andiamo avanti. Quali sono gli esami che noi andiamo a fare preliminarmente al paziente che dobbiamo sottoporre ad un intervento chirurgico laddove sia presente, sia dove sia presente che dove non sia presente una patologia di natura neoplastica? Ora entriamo anche nell'ambito delle altre indicazioni chirurgiche non di natura neoplastica. Intanto la cosa più importante, la laringoscopia a fibre ottiche. Questo ha una valenza non solo dal punto di vista diciamo funzionale per stabilire se il paziente prima di fare l'intervento chirurgico presenti una buona motilità o un'alterata motilità delle corde vocali, ma ha una valenza soprattutto medico-legale,
perché laddove il paziente dovesse presentare prima dell'intervento un'ipomotilità di una delle due corde vocali o di entrambe, per il chirurgo cambia molto, perché nel postoperatorio potrà dimostrare che non è stato lui a causargliela. Sicuramente in alcuni casi chiediamo anche la TAC o la risonanza magnetica, più raramente la PET. La PET è laddove sospettiamo di lesioni a partenza tiroidea che si trovino a distanza. Andiamo avanti. Quali sono le indicazioni chirurgiche, comprese quelle neoplastiche? Intanto, chiaramente, se ci troviamo in quella condizione da tier 3B in poi. Poi, se il nodulo è talmente grande da causare al paziente un problema di natura compressiva importante, che può essere disfagica se il nodulo riguarda il lobo di sinistra, o respiratoria se riguarda quello di destra. Questo in realtà, prendendolo con le pinze, perché molto spesso ci capita di vedere situazioni che stanno a metà, nel senso che possono presentare entrambe le problematiche o nessuna delle due, anche per noduli molto grossi. Il fatto che un nodulo in follow up cresca molto rapidamente di dimensioni, il fatto che ci sia un impegno, un plongeant nel mediastino, e il fatto che sia deviata la trachea da uno dei noduli presenti nell'ambito della ghiandola tiroidea. Poi, nell'ambito del gozzo tossico, cioè di quelle condizioni in cui la tiroide sta producendo più ormoni di quanti non le dovrebbe produrre, ci sono le condizioni in cui l'endocrinologo riesce a compensare con la terapia medica, e delle condizioni in cui questa terapia medica non funziona abbastanza, per cui il paziente comincia ad avere tutta una serie di disturbi di natura ipertiroidea che non riescono ad essere compensati con la terapia medica, e anche questa è un'indicazione chirurgica. Ovviamente il morbo di Basendorf e una particolare attenzione a quelle situazioni di mutazione del gene RET, che è un concetto che si sta presentando negli ultimi anni sempre in maniera più insistente, cioè una mutazione che predispone al tumore tiroideo. In taluni casi, dal punto di vista chirurgico, anche se devo dire sono sempre più rari, si ricorre all'emitiroidectomia, e sono quei casi in cui sicuramente abbiamo accertato una natura benigna del nodulo che ci interessa trattare. I noduli interessano soltanto uno dei lobi della tiroide e l'altro si presenta totalmente integro, però sempre più spesso noi chirurghi, ma penso che i colleghi saranno d'accordo anche con me, diciamo che ricorriamo a questa soluzione in situazioni sempre più rare. Ok? Andiamo avanti. Chiaramente la maggior parte delle situazioni in cui noi ci troviamo a dover affrontare sono quelle della tiroidectomia totale. Andiamo avanti. E questa niente, possiamo saltarla perché non la si fa quasi più. Quali sono? Oggi si aprono delle soluzioni chirurgiche che comunque hanno delle indicazioni ben precise, nel senso che è possibile in maniera mini invasiva poter asportare la tiroide, però di questo, visto che c'è una relazione di cui si occuperà il collega, quindi parlo molto rapidamente, che è la MIVAT, che ha delle indicazioni ben precise che poi vi spiegherà il collega. Andiamo avanti. E delle altre più avveniristiche, che comunque si fanno ormai rutinariamente in molti centri italiani, che sono la tiroidectomia transascellare e la transorale. Andiamo avanti. Una cosa importantissima, ormai io ho iniziato con un chirurgo vecchio stampo che ogni volta che approcciavamo la tiroide faceva delle cose che oggi considereremmo superflue, cioè mi faceva individuare il polo inferiore all'origine della tiroide, mi faceva seguire tutti i rami dell'arteria tiroidea inferiore, perché prima o poi quello era il nostro filo di Arianna che ci conduceva a trovare il nostro nervo ricorrente nella maggior parte dei casi.
perché anche lì dobbiamo dire che il nervo ricorre nella maggior parte dei casi, ma ci sono alcuni casi in cui il nervo laringeo non ricorre, e questa cosa oggi con questo strumento che tutti noi ormai utilizziamo sempre in sala operatoria lo vediamo sempre più spesso, molto più spesso di quanto non si vedesse un tempo in cui secondo me proprio non si cercava. Questo sistema di qua consente durante l'intervento chirurgico a noi chirurghi di poter monitorare e di poter dal punto di vista medico legale documentare all'inizio della procedura, ma soprattutto alla fine della procedura, se il nervo ricorrente durante la nostra tiroidectomia è rimasto integro. Come lo facciamo? Vi ho dei cenni molto rapidi, perché penso, non so se ve ne occuperete voi o ne parliamo così. Uno degli spauracchi più importanti del chirurgo è quello di non andare a ledere questo nervo, che si occupa direttamente dell'innervazione delle corde vocali. Non tanto perché il paziente non parla nel postoperatorio, quanto per il fatto che il paziente e le corde vocali si adducono e il paziente non respira più, e siamo costretti, nel caso in cui ci sia una lesione bilaterale dei nervi ricorrenti, a dover fare una tracheostomia, che è una condizione, capite voi, molto invalidante per il paziente. Questo strumento ci ha cambiato la vita, perché ci consente all'inizio, quando iniziamo a fare la procedura chirurgica stimolando il nervo vago, di poter stabilire se l'arco nervoso è perfettamente integro, e alla fine della procedura di poter individuare durante la procedura il decorso del nervo ricorrente, perché continuamente stimolato l'apparecchiatura ci dà una risposta e ci dice dove si trova il nervo ricorrente e che percorso sta seguendo. E alla fine della procedura, cioè quando abbiamo terminato la nostra emitiroidectomia, cioè quando abbiamo terminato la chirurgia da un lato della tiroide, di poter stabilire a fine procedura che l'arco nervoso è integro, perché andiamo a ristimolare nuovamente il vago. Quindi se la risposta è la curva esattamente come era all'inizio, noi abbiamo l'assoluta certezza, anche dal punto di vista medico-legale, che noi non abbiamo cagionato alcun tipo di danno al paziente. Stessa cosa si fa ovviamente dall'altro lato. Andiamo avanti. Quali sono i messaggi che dobbiamo portare secondo me a casa? Che in questo tipo di patologia è importantissimo intanto l'inquadramento diagnostico, cioè è importante che si creino quei famosi percorsi di cui parlava Salvatore, che debbono essere integrati fra i vari specialisti, in cui ognuno di noi deve collaborare con l'altro per la sua parte. La maggior parte, è vero che la maggior parte dei noduli tiroidei sono benigni e necessitano di un follow up più delle volte di natura ecografica e da parte per quanto riguarda l'ematochimica. Non è sempre necessaria la chirurgia, in molte patologie tiroidee è l'endocrinologo che segue il paziente, lo continua a seguire, e il fatto che oggi, laddove la chirurgia dovesse essere assolutamente necessaria, abbiamo sia la possibilità di farla in maniera molto più sicura di un tempo, e che in alcuni casi possiamo anche approcciarla con metodiche mini-invasive. Andiamo avanti. Io vi ringrazio tutti, spero di essere stato rapido e soprattutto chiaro. Perfetto, ringraziamo il dottore Marino perché ha fatto un excursus molto chiaro di quella che è la problematica del nodulo tiroideo, evidenziando proprio quelli che sono i percorsi che ognuno di noi deve avere come riferimento, sia nell'ambito della professionalità di ogni giorno per il medico di medicina generale, ma anche per gli altri specialisti che in qualche modo possono venire a essere a contatto con queste problematiche, e naturalmente quello che viene fuori anche da questo primo approccio è che sicuramente nella diagnosi precoce o nello screening è fondamentale anche la professionalità, ma soprattutto la capacità dal punto di vista diagnostico nel fare un'ecografia tiroidea, e soprattutto anche nel andare a fare un ago aspirato, perché sono delle metodiche che ci permettono già di inquadrare bene il tipo di nodulo che abbiamo di fronte. Ha spiegato benissimo il collega
come le differenziazioni che già abbiamo ecograficamente tra un nodulo maligno e uno benigno, e poi l'importanza dell'esame citologico, da quello che abbiamo capito, in maniera molto più semplice di altre magari diagnostiche più approfondite, ci permettono già di avere un orientamento per poi poter indirizzare il nostro paziente o al chirurgo o rimanere nell'ambito endocrinologico. Quindi, se ci sono delle domande a questo proposito, diciamo intanto per questa prima relazione, volevo che dall'uditorio qualcuno magari... Ecco, Salvatore, che persone interessate... Non potevo esimermi da una riflessione. Il messaggio che hai lanciato, Francesco, è quello che l'approccio al paziente, l'approccio al nodulo è e deve essere multidisciplinare. Come sai, ci sentiamo molto spesso sullo stesso paziente, ci sentiamo a distanza di tempo. La cosa bellissima è che il discorso non ce lo teniamo tra di noi, parliamo con l'anatomopatologo, col citologo, il citologo spesso ci chiama ed è una cosa bellissima. È una cosa bellissima perché l'impressione clinica, l'esame ecografico dedicato fatto dalla persona che fa solamente questo, il chirurgo che fa solamente questo, il citologo che legge solamente vetrine della tiroide, sono un mondo veramente che ci fa capire che il confronto professionale è vincente, e questo tipo di approccio a questo tipo di patologia non si può fare se non in maniera collegiale e multidisciplinare. Questo è il messaggio che tu hai voluto lanciare e che io condivido, perché ne facciamo ragione di vita quotidiana. Grazie. Se c'è qualche riflessione, la dottoressa Scavone alla moderazione presenterà il dottore Alfa. Allora, buongiorno a tutti, rifacendomi a quello che ha detto precedentemente il dottor Leo Grasso, sono state fatte delle giornate di screening sulla patologia tiroidea. Bene, i risultati di cui alla fine parleremo hanno dimostrato che poi alla fine, con la programmazione, la buona volontà e dei professionisti insomma validi, anche nel nostro territorio è possibile dare delle risposte di eccellenza alle richieste sanitarie, perché alla fine la diagnosi precoce e comunque la prevenzione sono le due armi veramente potenti che abbiamo nelle nostre mani per cercare di prevenire le patologie, ma soprattutto il tumore tiroideo. E che è proprio del tumore tiroideo che ci parlerà il dottore Attard, riguarda appunto la diagnosi e tutte le strategie terapeutiche. Prego, dottore Attard. Grazie mille dottoressa. Io volevo ringraziare innanzitutto il dottore Leo Grasso per l'invito di oggi. Sono contentissimo che ci siamo finalmente conosciuti in sua presenza. Ringrazio ovviamente anche il mio responsabile, il dottore Sessa, per avermi permesso di essere qui oggi. Dunque, l'argomento che mi è stato assegnato è un argomento piuttosto vasto, quello dei tumori della tiroide, per cui oggi mi cercherò di focalizzare l'attenzione su quello che è il trattamento del carcinoma differenziato della tiroide, che sappiamo essere in assoluto quello più frequente. È importante dire che la frequenza proprio del carcinoma differenziato della tiroide è in costante crescita. Si è visto negli ultimi anni che prima veniva considerato come un tumore raro, in realtà le ultime evidenze ci dicono che è sempre più frequente nella popolazione generale, e questo viene spiegato soltanto in parte da quello che è l'affinamento e il miglioramento della diagnosi che abbiamo al giorno d'oggi, per cui effettivamente c'è un aumento di questa incidenza. Dal punto di vista della diagnosi ha parlato già ampiamente il collega chirurgo. In ogni caso è importante dire che dopo la clinica e l'anamnesi, chiaramente un ruolo fondamentale è svolto dall'ecografia. Esistono vari score, io qui ho riportato il TIRAS, che è quello che viene utilizzato principalmente in ambito europeo e in ambito italiano. In ogni caso, a prescindere dal tipo di score, sappiamo bene quali sono i segnali di allarme ecografici sui noduli che in qualche modo ci devono insospettire, cioè la mancata idrogenicità, le microcalcificazioni, il superamento della capsula tiroidea, eccetera.
Il passaggio successivo è chiaramente l'acqua aspirato per l'esame citologico. Anche in questo caso esistono vari score, in Italia utilizziamo principalmente lo score ITIR. Come abbiamo già detto, tutto quello che va dal TIR 3B in poi è essenzialmente poi di competenza chirurgica, per cui va fatta un'exeresi. Il TIR 3B è una proliferazione follicolare a significato indeterminato che comunque ha un rischio di malignità intorno al 30%, per cui va fatta quantomeno una tiroidectomia, appunto, diagnostica per avere un riscontro istologico definitivo. Il TIR 3A invece si preferisce ripeterlo, si può proporre un follow-up, nel caso di citologie indeterminate ripetute si può comunque proporre intervento chirurgico. Qui ho riportato quella che è la stadiazione, insomma, del tumore tiroideo, per dire un concetto fondamentale, che è quello che nonostante la frequenza crescente di questo tumore, è importante dire che comunque la prognosi rimane, nella maggior parte dei casi il tumore differenziato della tiroide rimane buono. C'è una buona sopravvivenza a 10 anni ed oltre, soltanto gli stadi più avanzati, che tra l'altro dipendono molto dall'età del paziente, sono quelli che in qualche modo poi vanno male, ma la maggior parte comunque sono pazienti che vanno bene. È comunque fondamentale studiare e stadiare il paziente già da subito per potergli offrire la migliore opzione terapeutica personalizzata per quel paziente. Oltre al concetto però della sopravvivenza assoluta, è bene parlare anche di quella che è la sopravvivenza libera da malattia. Cioè, vero è che il tumore della tiroide ha una buona sopravvivenza, ma è importante dire che comunque persone che vanno incontro a recidive, agli interventi ripetuti o a follow-up molto stretti, hanno comunque una qualità di vita che è limitata rispetto ad altri. Per cui, ancora una volta, è fondamentale stadiare il paziente, avere tutti gli elementi che servono, quindi l'esame istologico, l'età del paziente, il coinvolgimento linfonodale, eventuali mutazioni genetiche, eccetera, per stadiarlo già da subito e per potergli offrire il miglior trattamento possibile anche post-operatorio, nel caso in cui sia indicato, per esempio, un trattamento radiometabolico post-operatorio. Parliamo ora di quello che è, appunto, insomma, più di mia competenza, che è proprio la chirurgia. Essenzialmente non ci occupiamo, in questa relazione mi occupo separatamente del discorso della tiroidectomia e delle linfadenectomie. Per quanto riguarda la tiroidectomia, abbiamo già detto qualcosa. La verità è che sì, il trattamento, diciamo il gold standard del tumore della tiroide, è sempre stato considerato la tiroidectomia totale, perché è una cura definitiva, perché la tiroide viene tolta tutta, perché si può fare il trattamento radiometabolico successivamente, eccetera. Però è anche vero che essenzialmente si sta cercando, soprattutto negli ultimi anni, con le ultimissime evidenze, di limitare il più possibile quelle che sono le complicanze operatorie, pur offrendo comunque un trattamento adeguato al paziente. Addirittura in alcune realtà, come per esempio in Giappone, in Asia in generale, si comincia a parlare di sorveglianza attiva, cioè piccoli tumori di sotto il centimetro, senza particolari fattori di rischio, vengono addirittura osservati. Ora, noi non siamo ovviamente a questi livelli, né in Italia né in Europa, in Francia. Noi tendiamo ad operare il paziente, però è vero che al giorno d'oggi sta in qualche modo prendendo piede il discorso della lobectomia, nel senso che comunque la lobectomia, per casi selezionati, quindi per pazienti che comunque dobbiamo considerare a basso o bassissimo rischio, può offrire un trattamento adeguato. È chiaro, ripeto, che il rischio deve essere basso, non devono essere presenti noduli nel lobo controlaterale e non deve esserci un'indicazione a fare un trattamento radiometabolico post-operatorio, perché ovviamente il lobo controlaterale indicerebbe il risultato dell'esame. Quindi è stato dimostrato, questo è uno studio fatto su oltre 60.000 tiroidectomie, che in realtà la lobectomia e la tiroidectomia totale hanno praticamente una sopravvivenza assoluta sovrapponibile. Il discorso rimane invece sulla sopravvivenza libera da malattia. Ancora non ci sono delle evidenze chiare, specifiche sulla sopravvivenza libera da malattia, ma in ogni caso la sopravvivenza assoluta risulta assolutamente sovrapponibile. Vabbè, qui ripetiamo un po' le stesse cose. Questi sono i giapponesi che dicono che la lobectomia è una valida alternativa per età inferiore ai 45 anni, tumori di piccole dimensioni, assenza di metastasi linfonodali, eccetera, eccetera.
Questo è, ho riportato appunto le ultime linee guida, queste sono quelle italiane in particolar modo, in cui la lobostomectomia, dicono, è effettivamente un trattamento chirurgico iniziale adeguato per pazienti a bassissimo rischio, quindi con tumori sotto il centimetro, senza metastasi linfonodali e senza fattori di rischio. La tiroidectomia totale resta il gold standard per tutti i tumori di grosse dimensioni o comunque con fattori di rischio importanti. I pazienti, diciamo, a rischio intermedio, quindi tra 1 e 4 centimetri, diciamo che può essere proposto l'uno o l'altro anche in base a quella che è la preferenza del paziente. Andiamo avanti. Per quanto riguarda le linfoadenectomie, appunto ci occupiamo separatamente di quello che è il discorso del comparto centrale, cioè i livelli 6 e 7, e della linfoadenectomia laterocervicale. Per quanto riguarda il comparto centrale, essenzialmente vige un'unica regola fondamentale che ci dice che se c'è un'evidenza preoperatoria, quindi ecografica, di malattia linfonodale nel comparto centrale, va fatto il comparto centrale, non c'è discussione, si tolgono i linfonodi. La discussione invece rimane su quella che è la linfadenectomia eventualmente profilattica nel caso in cui non ci sia evidenza di malattia preoperatoria. In questo senso c'è ancora un grosso dibattito, ci sono dei pro e dei contro. I pro sono essenzialmente il fatto che, togliendo i linfonodi anche in via profilattica, si ha una migliore stadiazione del paziente. Il paziente viene assegnato alla sua corretta categoria di rischio, si ha un abbattimento della tiroglobulina postoperatoria, può essere seguito in qualche modo meglio nel postoperatorio, però di contro ovviamente c'è un aumento delle complicanze intraoperatorie e in particolar modo dell'ipocalcemia postoperatoria. È stato fatto un grosso studio dall'equipe del professor Bellantone e del dottore Sessa a Roma, che ci dice, infatti il discorso è che una volta individuati quelli che sono i pro e i contro della linfadenectomia profilattica, l'ideale sarebbe di trovare quella che è la popolazione di pazienti a rischio di avere delle metastasi del comparto centrale o punte, per cui sarebbe indicato effettivamente fare una linfadenectomia. Questo in realtà ci si è reso conto che non è fattibile, perché gli unici fattori di rischio indipendenti di metastasi del compartimento centrale sono l'estensione extracapsulare e la multifocalità. Sono due caratteristiche che preoperatoriamente è difficile avere, che si possono conoscere intraoperatoriamente o direttamente sul pezzo dell'esame istologico. Per cui ha già un ruolo fondamentale l'esperienza del chirurgo, che durante l'intervento può rendersi conto che ci sono delle metastasi linfonodali che sono sfuggite all'ecografia e quindi può già modificare il suo gesto chirurgico. E, dopodiché, appunto, ora parliamo di quella che è l'estensione della linfadenectomia del comparto centrale. Il comparto centrale, infatti, cioè tutti quelli che sono i linfonodi prelaringei, pretracheali, paratracheali, eccetera, può essere suddiviso in due emicomparti, destro e sinistro. È stato dimostrato che metastasi controlaterali occulte del compartimento centrale rispetto a quella che è la sede del tumore sono estremamente rare, motivo per il quale in qualche modo è stato introdotto il concetto di linfadenectomia dell'emicomparto centrale, quindi togliere soltanto un comparto lasciando l'altro, questo sempre con lo stesso scopo, che è quello di limitare il più possibile le complicanze postoperatorie. Avanti. Quindi, quando noi abbiamo un tumore tiroideo senza evidenza di malattia a livello del comparto centrale, abbiamo essenzialmente tre opzioni: la tiroidectomia sola, senza togliere i linfonodi, una emicomparto del centrale o il comparto centrale bilateralmente. Avanti. È stato fatto uno studio in cui vengono praticamente messe a confronto queste tre soluzioni chirurgiche. Essenzialmente è stato visto che l'outcome a breve termine è simile tra i tre gruppi e ovviamente abbiamo dei pro e dei contro. Ne abbiamo già parlato, la linfadenectomia completa dà una migliore stadiazione dei pazienti, ma di contro aumenta il rischio di ipocalcemia postoperatoria, mentre quella dell'emicomparto monolaterale ha come pro quello di ridurre l'ipocalcemia postoperatoria, ma di contro ogni tanto si vede che si lascia qualche metastasi anche nel controllo laterale. Per cui è stato introdotto un ulteriore concetto, che è quello dell'esame istologico estemporaneo sull'emicomparto centrale, per cui viene tolto un emicomparto, che è quello ipsilaterale rispetto al tumore, si fa l'estemporaneo in sede di intervento chirurgico e essenzialmente si è visto che ha una buona accuratezza diagnostica di circa il 90% nel predire la presenza di metastasi occulte controlaterali. Per cui il protocollo attuale, almeno in determinati centri come quello di Roma,
prevede essenzialmente di fare una tiroidectomia, di fare l'emicompatto centrale del lato del tumore e di fermarsi nel caso di negatività e di completare la linfadenectomia del centrale in caso di positività. Avanti. Per quanto riguarda la linfadenectomia del compartimento laterocervicale, avanti, in qualche modo il concetto è più semplice, nel senso che se ci sono metastasi già individuate preoperatoriamente, c'è già un'indicazione a fare sempre il compartimento laterale. Se le metastasi non ci sono all'ecografia, non c'è spazio per una linfadenectomia profilattica. È assurdo pensare di proporre una linfadenectomia profilattica del comparto laterale, perché comunque le complicanze postoperatorie del comparto laterale sono particolarmente importanti. Avanti. L'estensione della linfadenectomia laterocervicale. Avanti. L'unico dibattito sul discorso del laterale riguarda appunto la sua estensione. Si è visto che la maggior parte dei linfonodi metastatici in caso di tumore tiroideo si trovano al terzo e al quarto livello, per cui si dice genericamente che quando si fa una linfadenectomia laterocervicale vanno come minimo tolti i linfonodi del terzo e del quarto, quindi gli intermedi e gli inferiori. Questo è un altro grosso studio dell'equipe di Roma su 215 pazienti, in cui però viene dimostrato sì che la maggior parte delle metastasi si trovano al terzo e al quarto livello, ma in realtà anche al secondo e al quinto, un 50 e un 15% sono comunque dei numeri che ci fanno dire oggi che in realtà il trattamento più adeguato in caso di evidenza di metastasi laterocervicali è una linfadenectomia completa che va dal secondo al quinto livello. Avanti. E inoltre, a rafforzare ancora questo concetto, c'è il discorso che si è visto che il fattore di rischio principale per una recidiva in pazienti già sottoposti all'linfadenectomia del comparto centrale sono proprio le linfadenectomie selettive, quindi quelle incomplete, e in più spesso eseguite in centri a basso volume, quindi magari da chirurghi che non sono particolarmente esperti in questo campo, per cui questo rafforza questa teoria. Del discorso della tecnica io non parlerò, perché ne parlerà tra qualche minuto il dottore Sessa. L'unica cosa che volevo dire è che ovviamente al giorno d'oggi, oltre alla cervicotomia classica sia per la chirurgia della tiroide che per la chirurgia dei linfonodi, esistono effettivamente delle tecniche differenti, mini-invasive o con accesso remoto, che possono in casi selezionati offrire comunque dei buoni risultati. Ok, come conclusioni, quindi il ruolo che in realtà negli ultimissimi anni, con le ultimissime evidenze e in casi selezionati, sta cominciando a prendere piede della mobo-istenectomia per il concetto di poter offrire comunque al paziente un trattamento adeguato, limitando al minimo possibile le complicanze postoperatorie. Il fatto che la linfadenectomia del comparto centrale va sempre fatta quando c'è un'evidenza preparatoria di metastasi, se non c'è evidenza c'è comunque spazio sia per la profilattica sia per il discorso dell'estemporanea nell'emicomparto. Nel latero cervicale, anche in questo caso, va sempre fatta la linfadenectomia se c'è un'evidenza preoperatoria. I linfonodi del terzo e del quarto livello vanno sempre asportati, ma meglio ancora se facciamo la catena completa dal secondo al quinto. E poi appunto il discorso dei possibili approcci mini-invasivi e con accesso remoto. Grazie. Grazie dottore Attal, la relazione è abbastanza chiara. Ci sono delle domande? No. Passo la parola al dottore Grasso. No, scusate, ma il tumore della tiroide è uno degli argomenti a cui c'era tanto a cuore, diciamo, pure in tanti anni a Roma, e la cosa che volevo fare era quella di puntualizzare due o tre aspetti che forse è bene, diciamo, puntualizzare. Diciamo, Andrea già ne ha parlato, però diciamo, noi chirurghi ci troviamo sempre più spesso davanti a si sminuisce il problema del tumore della tiroide, perché si dice che il tumore della tiroide c'è una sopravvivenza ottima
sopravvivenza assoluta ottima. Purtroppo sempre più spesso vediamo pazienti che hanno una sopravvivenza ottima, sono lungo sopravviventi, ma fanno 4, 5, 6 interventi per un tumore alla tiroide. E quindi in questo, diciamo, purtroppo, ne parlavamo pure prima col collega chirurgo, è bene indirizzare questi pazienti già dall'inizio in centri in cui comunque si fanno chirurgia specialistica. L'altra cosa, è giusto per trovarci sulle indicazioni, in modo da non dare dei messaggi sulla lobostomia versus la tiroidectomia totale, diciamo, è sicuramente vero che la tiroidectomia totale alle nostre latitudini, vista l'endemia corsigena, resta l'intervento che eseguiamo di più. Però c'è una spinta da parte, diciamo, non solo degli Stati Uniti e dell'Oriente e dell'abbattere le complicanze a parità di risultato oncologico, diciamo, c'è una spinta verso la lobostomia, quindi probabilmente nel futuro sempre più spesso dovremo cercare di fare una terapia quanto più conservativa possibile, ottimizzando l'outcome oncologico. Grazie Luca. Una volta il nostro collega cardiologo Giovanni Ingianni mi disse: ma tu che mestiere fai? Non ti muore mai nessuno? Perché ai cardiologi ogni tanto capita che ci muore qualche paziente. In realtà la mortalità nella patologia che trattiamo noi endocrinologi è molto, ma molto bassa. Questo ci fa piacere, vuol dire che abbiamo scelto un buon lavoro. Però, come diceva Andrea, il tumore della tiroide, l'incidenza del tumore della tiroide, per motivi vari, va aumentando nel mondo. Gli esperimenti nucleari, il tasso di radioattività ambientale, e forse anche gli inquinanti chimici, la radioattività senz'altro, però l'incidenza del tumore nel mondo, l'incidenza del tumore della tiroide nel mondo va aumentando. Ed è un'affermazione che io devo condividere, quella che faceva Andrea sul fatto che il paziente con tumore della tiroide sì, si opera, va tutto bene, però spesso si riopera, spesso l'intervento non è conclusivo, non è risolutivo, e anche quando si ricorre alla terapia radiometabolica non sempre il paziente rimane pulito, e quindi è un paziente che nel tempo spesso va seguito, ci preoccupa, non stiamo mai sicuri e tranquilli. L'indicazione al tipo di chirurgia che sottolineava il dottore Attard, alla scelta del tipo di chirurgia nasce ed è assolutamente correlato alla stadiazione preoperatoria, e avete visto che la stadiazione preoperatoria non viene affidata alla risonanza, alla scintigrafia, alla PET, ma all'ecografia. L'ecografia è la metodica diagnostica più affidabile nello studio dei tessuti molli del collo, l'estensione extracapsulare, il sospetto di infiltrazione dei tessuti molli, il sospetto di metastasi linfonodali, sono tutti elementi che emergono dallo studio ecografico, e quindi l'ecografia di questo tipo di patologia va affidata a persone dedicate che si occupano solamente di questo. E poi un'altra riflessione, il tumore della tiroide nei bambini. Il tumore della tiroide nei bambini, negli ultimi anni ne vediamo sempre di più, esordisce spesso con la metastasi, e quindi attenzioniamo quella famiglia che ci porta il bambino perché c'ha un linfonodino al collo. Avete perfettamente ragione, nel 99,9% dei casi è perché la mamma si preoccupa, perché il linfonodo dipende dalla flogosi delle prime vie aeree, però ricordiamoci sempre che l'esordio del tumore della tiroide in età infantile è il linfonodo metastatico, linfonodo che si presenta spesso singolo, unico, duro, fisso, che uno, una volta che lo palpa, non se lo scorda più per tutta la vita. Queste
le mie riflessioni. Se c'era qualche osservazione sulla relazione di Andrea, va bene. Patrizia, se sei d'accordo, allora passiamo. Avevi qualcosa da dire? Poi ne parliamo, sì, con, sì, 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 ne parliamo con Luca. Allora possiamo scendere giù per 5 minuti di convivialità per condividere la colazione, ma non potevo non finire questa prima seduta. Ricordando Marco Attard. Marco Attard, a cui io debbo tutto perché mi ha insegnato a pungere, mi ha insegnato a fare l'ecografia e che precocemente ci ha lasciati, ed è il papà di Andrea. Ci possiamo compiacere di non essere in ritardo. E allora, mi presento io stesso, questa è stata una mia iniziativa, diciamo fuori dal seminato. Dedicherò 5 minuti al bonus tiroide di cui tantissimi pazienti vi hanno richiesto, perché a noi chiedono di tutto e di più, e vi voglio fornire alcuni dati per sapere che cosa rispondere, perché non vi nascondo che io stesso mi sono dovuto documentare. E ti prego, Santina, in qualità di medico legale, eventualmente se dico qualche cosa fuori dal seminato correggimi o integrami. Allora, tutti i pazienti che si operano di tiroide o che hanno un nodulino di 4 mm alla tiroide verranno da voi a chiedervi di presentare la domanda per il bonus tiroide. Che cos'è questo bonus tiroide? Le conclusioni ve le anticipo: il bonus tiroide in pratica non esiste. Perché? E Gianni può andare avanti. Il bonus tiroide non è un vero e proprio bonus, cioè qualcosa che viene dedicato esclusivamente al malato di tiroide, ma è un riconoscimento dell'invalidità civile per le conseguenze delle patologie tiroidee. Ma stiamo attenti che la patologia tiroidea più grave, a maggiore diffusione nella popolazione generale, che è l'ipotiroidismo, che 100 anni fa provocava la morte, va bene? Quindi l'ipotiroidismo 100 anni fa, quando non c'era la tiroxina, provocava il coma mix edematoso e la morte. Adesso è una patologia che dà come invalidità 0. Perché? Perché si intende per invalidità quella riduzione della validità non correggibile. Siccome se io sono riduzione, mi dice Santina, della capacità lavorativa generica. Benissimo. Una tiroidite di Hashimoto. Benissimo. È trattata con tiroxina. Benissimo. Un carcinoma della tiroide verrà inquadrato e valutato con un codice diverso, per il 9325, benissimo. Si attribuisce alla patologia prognosi probabilmente sfavorevole, e quindi in questo caso il soggetto che risulta affetto da un carcinoma della tiroide, qua ci sono altri colleghi medici legali che mi possono correggere, avrà diritto, e
sostanzialmente per un certo periodo di tempo, perché sono patologie che vanno soggette a revisione, ad un assegno mensile di assistenza o ad una pensione di inabilità. Perfetto. Sostanzialmente questo bonus tiroide nasce un po' proprio dal travisamento di questa, di questo beneficio che viene riconosciuto, ma che è stato sempre riconosciuto. Benissimo. Per cui il bonus tiroide è servito soltanto a farsi un pochino di pubblicità. Pubblicità. C'è sempre stato, ci sarà. Perfetto, perfetto. Benissimo. Difatti le persone già sono molto informate e vi dicono che esiste il bonus tiroide, e addirittura il bonus tiroide quest'anno è stato soggetto a revisione e si chiama bonus tiroide 2022 dell'INPS. Che cos'è questo bonus tiroide? Appunto, un riconoscimento dell'invalidità per le conseguenze delle patologie che colpiscono la tiroide. Quali sono queste malattie riconosciute e che possono dare invalidità? Sono i carcinomi tiroidei, sono il carcinoma midollare, il gozzo, il carcinoma follicolare, il carcinoma anaplastico, l'ipotiroidismo e l'ipertiroidismo. Ma stiamo attenti: se un ipertiroidismo ti determina un esoftalmo con diplopia non correggibile, allora quell'ipertiroidismo dà invalidità. Ma se l'ipertiroidismo tu lo compensi con mezza pilloletta di tapazzole e stai bene, l'invalidità è zero. Come l'ipotiroidismo, non esiste l'invalidità per l'ipotiroidismo perché è correggibile con la tiroxina. Come vedete, in quell'elenco viene compreso il carcinoma tiroideo in senso stretto, ma non leggete carcinoma papillare della tiroide, perché il carcinoma papillare della tiroide è a prognosi teoricamente favorevole, anche se ci sono dei carcinomi papillari della tiroide che danno metastasi, che danno infiltrazione della trachea, che possono dare estensione sui tessuti molli del collo e quindi limitare la capacità lavorativa, limitare la respirazione, la deglutizione, eccetera eccetera. Quindi tutte queste patologie, come diceva Santina, sono da intendere in funzione della reale limitazione della capacità lavorativa e non in senso stretto. A seconda della percentuale di invalidità che verrà riconosciuta al soggetto, il contributo va da 291 euro per chi ha un'invalidità del 74% a 550 euro per chi ha un'invalidità del 100% ed è riconosciuto non autonomo. Insieme alla domanda di invalidità, i lavoratori dipendenti potranno fare richiesta dei benefici della legge 104. Vai avanti, Gianni. La legge 104, a sua volta, come sapete, dà diritto a riposi giornalieri di 1 o 2 ore, a 3 giorni di permesso mensile, a un congedo straordinario retribuito nell'arco della vita lavorativa, a un rifiuto del trasferimento di sede e a una indisponibilità al lavoro notturno. Non è una cosa limitata alla tiroide, ma in senso stretto allargata a tutti i benefici della legge 104. Come richiederlo? Chi soffre di patologie della tiroide deve essere in possesso dei relativi certificati e il medico curante deve dichiarare che la malattia sussiste. Avuti questi documenti si potrà fare richiesta di accertamento dell'invalidità civile. Dopo che il medico avrà compilato il certificato introduttivo a pagamento sul portale dell'INPS, verrà rilasciata una ricevuta cartacea che a sua volta il lavoratore o il potenziale invalido porterà al suo patronato. Quando sarà in possesso di questi documenti si potrà procedere con la domanda di indennità all'INPS, sia presso un patronato che accedendo al portale dell'INPS. I documenti richiesti sono un documento di identità in corso di validità all'INPS, il codice IBAN, la dichiarazione dei redditi e i dati anagrafici. Andiamo avanti. I documenti pertinenti alla patologia sono l'ecografia della tiroide, i documenti che specifichino anche altre patologie, un documento di identità, la tessera sanitaria e il certificato medico originale. Ottenuta l'invalidità, dal 67% si ha diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, si ha la tessera regionale di libera circolazione agevolata, con limite ISE pari o inferiore a 16.000 euro.
dal 75%, si ha diritto all'assegno mensile di assistenza concesso alle persone di età compresa tra 18 e 65 anni prive di impiego, e questo assegno è incompatibile con altri redditi pensionistici. Chi supera i 65 anni ha invece l'assegno sociale. Dal 100% di invalidità si ha diritto alla fornitura dei presidi, si ha diritto al collocamento obbligatorio se presente capacità lavorativa residua, si ha diritto all'esenzione della partecipazione alla spesa sanitaria, alla tessera di libera circolazione e alla pensione di invalidità per le persone comprese tra i 18 e i 65 anni. Dal 100% in poi di invalidità si ha più l'indennità di accompagnamento, si ha diritto all'indennità di accompagnamento indipendentemente dall'età e dai redditi, e per chi supera i 65 anni è previsto l'assegno sociale dell'INPS. Vai avanti. Abbiamo finito. Le conclusioni le avete capite voi. Per tutte le patologie, quindi non esiste un bonus tiroide. Benissimo. Eppure dico, si fa un sacco di pubblicità a questo slogan per una cosa e per un'agevolazione e un diritto che è già insito nel concetto stesso di invalidità generica. Per la circolazione, per i mezzi pubblici, mezzi di trasporto, nelle regioni dove esistono i mezzi pubblici, non da noi. Va bene. Ci sono osservazioni? Avrei il piacere adesso di presentare. Sì. Avremo bisogno di un altro chiarimento. Sì. Riguardo invalidità e accompagnamento, se compatibile con la guida, con la persistenza della patente, con il mantenimento della patente. Salvatore, rispondo io, che sono il presidente provinciale delle commissioni patenti. L'accompagnamento di per sé non è incompatibile con il rilascio della patente. La patente può essere rilasciata anche chi sta sulla sede dell'utente, che prende l'accompagnamento. Naturalmente si valuta caso per caso e si prescrivono eventualmente le limitazioni. Sì. Naturalmente può variare la durata della patente, cioè se è 10 anni, se è 3 anni, però l'accompagnamento non è incompatibile con per esempio, scusa Salvatore, una cosa grave che io vedo è chi porta per me, che usa il fatto cardiologico, no, noi abbiamo 2 anni di validità. In contemporanea io schizofrenico può avere la patente per 2 anni. Se il pubblicitario dice che fa terapia, che è compensato, si può stare. Una delle cose angosciate, ma è questa la situazione. Sì, sì. Però l'accompagnamento non è incompatibile dal punto di vista. Per tutti, perché l'assicurazione, attenzione, non paga, ci vuole il cardiologo che stabilisce che in quel momento il pacemaker è incompatibile con la cintura e si può dare per un periodo breve. E comunque sia, chi chiede l'assicurazione della cintura ha l'obbligo della revisione della patente, di mandare in commissione. Così pure chi ti chiede il certificato H per i posteggi e tutta questa magia, dovete dire. Non verrà più nessuno, perché la gente vuole il posteggio, ma vuole la patente. E questo, cioè tutti vogliono il posteggio, ma nessuno lo fa. La questo. Perfetto, va bene. Grazie della precisazione. Abbiamo adesso il grande piacere di avere con noi il dottor Luca Sessa, responsabile della chirurgia endocrina
e dell'obesità del San Raffaele Giglio di Cefalù, che viene dalla scuola di endocrinochirurgia del Policlinico Gemelli di Roma, il cui maestro è il professore Rocco Bellantone, che ha avuto il grande merito di mettere a punto a livello mondiale quella che, come dice il titolo della relazione, è stata veramente una rivoluzione nella chirurgia della tiroide, tecnica chirurgica che poi ha preso piede in tutto il mondo da Roma. Dalla sua grandissima esperienza, il dottore Luca Sessa ci farà il regalo della sua relazione, e sono, vi dico, veramente emozionato di averlo con me stamattina, perché condivido con lui un'esperienza ormai possiamo dire lunga, ma soprattutto fruttuosa, e i pazienti, quando si rivolgono a Luca, vengono estasiati e vi ritornano con veramente grandissima ammirazione, oltre che per la sua tecnica chirurgica, per le sue grandissime capacità umane di accoglienza e di affettuosità che lo contraddistinguono. Grazie Luca. Buongiorno a tutti, grazie a Salvatore per l'invito e saluto tutti voi. Molti di voi ovviamente non mi conoscono di persona, forse qualcuno tramite qualche paziente mi ha sentito nominare, e io mi presento un attimo, perché io mi chiamo Luca Sessa e sono di origine napoletana, ho fatto il mio percorso formativo a Roma e da settembre sono a Cefalù, quindi sono residente a Cefalù, perché c'è stata una partnership tra l'ospedale Giglio di Cefalù e il Policlinico Gemelli. Uno degli obiettivi della partnership è anche quello di portare delle chirurgie un pochettino più specialistiche sul territorio siciliano, pur essendoci già tanti altri centri di riferimento anche per la patologia endocrina, però è una patologia talmente frequente che quindi noi siamo ulteriormente un ulteriore centro nato sul territorio di Cefalù. Quindi sto in veste qui anche di medico dell'ospedale Giglio di Cefalù, come pure come medico in distacco dal Policlinico Gemelli di Roma, perché io lavoro ancora per il Policlinico Gemelli di Roma, anche se qui a Cefalù, e questo centro abbiamo creato a settembre e abbiamo operato già più di 150 pazienti di tiroide, e poi è partita anche la chirurgia dell'obesità, la chirurgia del surrene, quindi una chirurgia specialistica. Uno dei requisiti che abbiamo chiesto alla struttura di Cefalù, e quindi ci hanno aiutato in questo, è stato quello di traslare i protocolli di Roma e le tecnologie di Roma all'ospedale di Cefalù. Quindi utilizziamo gli stessi protocolli che vengono utilizzati al Policlinico Gemelli, sia per quanto riguarda il neuromonitoraggio intraoperatorio, per quanto riguarda device che si possono utilizzare in corso di tiroidectomia, sia utilizziamo gli stessi protocolli gestionali che ci hanno portato a operare più di 150 pazienti con una degenza che adesso lo posso dire, perché come dicevo prima, quando cominci a operare 20 pazienti non puoi fare delle statistiche. Quando cominci ad avere una casistica di più di 150 pazienti in soli 7-8 mesi puoi cominciare a trarre delle conclusioni e quindi cominciare a relazionarti anche con quelli che sono i centri di riferimento italiani, e sia in termini di degenza post-operatoria che in termini di incidenza di complicanze, sia in termini di percentuale di patologia neoplastica operata, siamo assolutamente sovrapponibili ad altri centri di eccellenza in Italia. Questo ci rende veramente orgogliosi di stare qui ed è un piacere condividere con voi, sia con i medici del territorio, sia con gli specialisti che ci affidano i loro pazienti, condividere l'esperienza e traslare, diciamo, quello che noi possiamo fare, grazie anche al vostro aiuto, che è quello dell'inquadramento, è quello di cercare di capire quel paziente qual è la necessità del paziente, e tenerlo nel territorio, diciamo, è una sfida che dobbiamo porci. Lo dico da napoletano, quando è nata questa cosa con l'ospedale di Cefalù da Roma, uno dei motivi che mi ha spinto, diciamo, a lanciarmi, diciamo, in questa avventura è stata che io, appunto da napoletano, sono un ragazzo, un uomo del sud, e quindi
venire al sud a dare man forte a tutti i miei colleghi che si relazionano con una realtà sanitaria non sempre facile è stato uno stimolo in più a spostarmi. E quindi sono finite le prime due parti della presentazione, quindi vengo come Fondazione Civica Forum, come Policlinico Gemelli, e poi vengo anche, e questa è la cosa che mi emoziona di più, vengo pure da Luca Sessa. Cioè Luca Sessa è sempre stato uno dei ragazzi, tra virgolette, che lavorava al Gemelli, il professor Bellandone, il professor Lombardi, il professor Raffaele, il professor De Crea, quindi un gruppo di endocrinologi che oramai ha fama internazionale. E spesso mi è capitato di aiutare, comunque preparare le redazioni per questi incontri con il dottore Lograsso qui a Marsala, e starci io di persona a un certo punto, come dicevo, è un po' che sei invecchiato, un po' che sei anche cresciuto, quindi è un onore stare qua. Conosco il dottore Lograsso da quando ero specializzando, quando leggevo appunto le redazioni dei pazienti, quindi facevo le anamnesi ai pazienti del dottore Lograsso, e mano a mano l'ho conosciuto sempre di più, e da quando sono venuto a Cefalù, diciamo, quando l'ho incontrato per la prima volta di persona, ho trovato in lui una persona che ha un'umanità, diciamo, al di fuori del comune. Non c'è un distacco che c'è tra tanti medici e pazienti, e lo stesso è la cosa che poi riferiscono anche i pazienti quando diciamo li osserviamo nelle nostre strutture. Quindi sono particolarmente onorato di fare la vostra conoscenza e particolarmente onorato di stare qui a questo evento del dottore Lograsso. E adesso vi parlo di questa cosa che è la MIVAT, che sta per tirotomia minimale sessa minimal invasive video assisted tiroidectomy, che la rivoluzione della chirurgia. E qui già la prima diapositiva è una cosa che io ho imparato nel 2001, a me piace la musica, uscì un album degli Oasis che c'era questa frase, diciamo, che gli Oasis si riferivano ai Beatles, dicevano noi possiamo guardare oltre perché stiamo sulle spalle dei giganti. Pensavo fosse una frase degli Oasis, da ignorantissimo, poi ho scoperto che era una frase di Newton, e quindi possiamo guardare oltre perché siamo sulle spalle dei giganti. E allo stesso modo chi ha progettato questa tecnica, chi l'ha fatta evolvere nel tempo, sicuramente lo ha potuto fare anche grazie a quello che c'era, tutto quello che c'era stato prima. E quindi sì, a me il professor Bellandone spesso mi prende in giro quando dice ogni relazione sulla tiroide la fai partire sempre da Cocker, però purtroppo studiando la storia della chirurgia della tiroide c'è sempre Cocker in mezzo, che è quello che, diciamo, all'inizio del Novecento ha ridotto la mortalità di questo intervento, che sembrava era bandito dalla società francese ed era un intervento con un tasso di mortalità altissimo. E da Cocker sono passati 100 anni, più di 100 anni, possiamo andare avanti, sì. E ovviamente gli approcci alla chirurgia della tiroide sono stati descritti, tantissimi approcci, sia con l'incisione cervicale, sia con accessi remoti. Ora, diciamo, con la tecnica anche robotica, ci sono pazienti che vengono approcciati per via transmammaria, transascellare, transorale, e, diciamo, ogni mese e mezzo c'è qualcuno che propone un first case of qualche cosa, quindi primo caso di tiroidectomia transascellare, single, trocar, eccetera, eccetera. Quindi ci si è spinzarriti con la fantasia nel cercare tutte le tipologie di accessi possibili alla ghiandola tiroide. E quindi c'è sempre Cocker a fianco, perché chissà che cosa pensa Cocker di tutte queste cose. E queste, beh, sono le figure che ci fanno un po' schematicamente capire quali sono gli accessi. Un altro degli accessi adesso è un accesso retroauricolare proposto, in cui c'è per tutto il corso dell'intervento, non so se qualcuno ha mai visto uno di questi video, c'è la carotide sempre in primo piano. E quindi, diciamo, a volte la cosa è giustissimo spingersi, diciamo, e cercare soluzioni nuove, soluzioni alternative, però dobbiamo sempre bilanciare i benefici e i rischi di tutto quello che facciamo. A tal proposito apro una piccola parentesi con voi medici, diciamo, del territorio, che dovete aiutare a mediare quelle che sono informazioni di un chirurgo che può essere specialista di un determinato tipo di patologia con le informazioni dell'endocrinologo e di altri medici che possono seguire il paziente. Noi come chirurghi vi diciamo che ci troviamo in una condizione in cui c'è tanta letteratura su tante tipologie di approcci, sia come tecniche mini-invasive, sia come chirurgia conservativa,
questo vale per la tiroide ma anche per la tiroide, noi stiamo parlando della tiroide, e quindi spesso quando vanno in conflitto le carte che hanno in mano i pazienti, poi questo ci deve aiutare a mediare il nostro rapporto con i pazienti. Quando il paziente ha in mano un foglio in cui c'è un'indicazione netta, un determinato tipo di intervento, non viene fatto proprio quell'intervento, ma questo intervento cambia oppure è limitato, è perché noi nel corso dell'approccio chirurgico al paziente dobbiamo bilanciare sempre i benefici e i rischi di quello che facciamo. E quindi a volte ci troviamo pazienti candidati a tiroidectomia totale che fanno una lobostomia e ci dobbiamo tranquillizzare, ci dovete aiutare anche voi a tranquillizzare, nel senso che l'intervento in due tempi con i nuovi sistemi di neuromonitoraggio è diventata una cosa che può succedere, perché evitiamo in senso assoluto, e questa è una cosa che il neuromonitoraggio ha dato, le lesioni ricorrenziali bilaterali, quindi non abbiamo più pazienti che necessitano di tiroidectomia nel postoperatorio. Però di contro abbiamo pazienti a cui facciamo una lobostomectomia, vediamo solo metatiroide, anche se hanno un'indicazione tiroidectomia, perché il neuromonitoraggio ci dice che forse quel nervo da quel lato che abbiamo già dissecato può aver subito un danno. Fortunatamente in molti casi poi non è così, però è una cosa che ci protegge e protegge da eventuali complicanze più gravi del paziente. Nell'ambito di questo, ecco, le tecniche meno invasive. Ovviamente voi, tutti noi, siamo abituati alla chirurgia convenzionale, quindi sappiamo dire al paziente che il paziente che fa intervento alla tiroide può avere problemi di voce in postoperatorio, problemi di sanguinamento, problemi di abbassamento di calcio nel sangue per lesioni delle paratiroidi. Con queste tecniche meno invasive diventa tutto molto più complesso, perché bisogna cominciare a spiegare ai pazienti che ci può essere un ematoma pettorale se uno va per via transascellare, ci può essere una perdita di sensibilità se uno utilizza altri accessi, eccetera, eccetera. La tiroidectomia video assistita, vabbè, adesso sta pure su Wikipedia, è una tecnica, totalmente made in Italy, è stata fatta la paratiroidectomia a Pisa e successivamente con accesso mini-invasivo senza ausilio di insufflazione di gas a Roma, e quindi una tecnica totalmente made in Italy. L'obiettivo era quello di passare da una chirurgia convenzionale, quindi con incisione ampia, a una chirurgia mini-invasiva con un traumatismo sempre più piccolo, con un'incisione molto piccola. E io in questo, purtroppo, e questo faccio la mia dichiarazione di conflitto di interessi, io mi sono trovato in questo percorso a prodotto finito, perché loro la cosa hanno fatta nel 98, io mi sono nel 1998 hanno fatto la prima tiroidectomia video assistita, io mi sono laureato nel 2008, seguo il gruppo del professor Brandone dal 2006 ed ero un assistente, e quindi qui vedete una foto appunto dell'intervento in sala in cui ero assistente, ma il prodotto della tiroidectomia video assistita era già bello che fatto. Possiamo andare avanti. Rappresenta una opzione valida e validata ormai nel 25-30% dei casi di patologia tiroidea suscettibile di trattamento chirurgico, e ci sono delle indicazioni. Ecco, questa è una delle cose sulle quali dobbiamo sempre più informarci, sia noi sia voi, diciamo, che poi spesso gestite il rapporto con il paziente, nel senso, tutte queste tecniche meno invasive non sono per tutti i pazienti, perché la grossa limitante delle tecniche meno invasive è il volume della tiroide. Quindi dipendentemente dalla dimensione del nodulo, dalla benignità o dal suo aspetto di malignità senza infiltrazione macroscopica delle strutture vicine, che può essere un'indicazione anche a una chirurgia mini-invasiva, purtroppo la grossa limitante è il volume della tiroide. Cioè, togliere la tiroide da un'incisione di 1,5 cm, 2 cm, se il volume della tiroide è importante, è totalmente impossibile. Oppure si potrebbe fare tutto l'intervento con un taglietto piccolo e poi ampliare il taglio per togliere la tiroide. Quindi attualmente l'indicatore, lasciamo anche questa diapositiva, quindi attualmente ovviamente le indicazioni, un attimo la diapositiva precedente, l'indicazione della tiroidectomia video assistita non solo per nodulo inferiore a 35 mm, ma il volume della tiroide deve essere meno di 30 mm, altrimenti anche se c'è un tumore a basso rischio che può essere approcciato con questa tecnica, anche se c'è una tiroidite di Hashimoto, un vaso che possono essere approcciati con questa tecnica, la limitante purtroppo resta il volume della tiroide. Gli strumenti che vengono utilizzati sono degli strumenti della chirurgia convenzionale, c'è qualche strumento che è utilizzato anche dagli otorini, che sono delle piccole spatole aspiranti e dei piccoli retrattori, e poi vengono utilizzati la posizione standard col paziente al collo per esteso, si fa una piccola incisione sul collo di circa 2 cm, andare avanti, vengono utilizzati dei dissettori
a ultrasuoni, a radiofrequenza, questo, in questo la tecnologia ci aiuta perché ci sono dissettori ormai di ogni tipo e tipologia, e gli step dell'intervento sono, ripercorrono quelli che sono gli step della chirurgia convenzionale, cioè viene fatta un'incisione di, piccola, sul collo, e si va a preparare il piano subplatismatico, si fanno dei lembi superiore e inferiore, si va a, preparare lo spazio operatorio facendo una dissezione della linea alba e andando ad approcciare il primo dei due lobi da, asportare. Si va quindi sul lobo tiroideo, si aiuta nel corso dell'intervento con un'ottica che è di 5 mm 30 gradi che permette una magnificazione della visione delle strutture che a occhio nudo spesso non vengono viste in chirurgia convenzionale. Quindi viene fatta la preparazione, la dissezione, appunto in questo caso con uno strumento a ultrasuoni dei peduncoli vascolari superiori, possiamo andare avanti. Dopodiché viene identificato questo nervo che diventa il nostro, da un lato il nostro, diciamo, tutti i giorni noi ci sogniamo ricorrenti da tutte le parti, e da un altro lato diventa pure la nostra bussola per l'intervento, perché se ci abbiamo il ricorrente ci abbiamo tutto, e quindi siamo consapevoli del fatto che anche questa volta ce l'abbiamo fatta. E quindi magnificazione e identificazione del ricorrente delle paratiroidi, e poi viene fatta l'estrazione appunto del lobo dall'incisione appunto cervicale, e oltre alla telecamera poi ovviamente ci sono tanti step in cui non ci si aiuta più con la telecamera, ma sono step che vengono fatti poi a occhio nudo una volta che la parte intracervicale è stata fatta, e poi c'è la chiusura con la sutura intradermica. Possiamo andare avanti? È una tecnica che è stata fatta anche in anestesia loco-regionale col blocco cervicale superficiale, e è stata fatta in alcuni pazienti che avevano controindicazioni assolute a fare l'anestesia generale, pazienti che ne so, primo o terzo trimestre di gravidanza. Si sa che se c'è un tumore della tiroide bisogna cercare di procrastinarlo quanto più possibile se non c'è evidenza di metastasi linfonodale. Purtroppo in alcune circostanze la situazione psicologica del paziente impone di andare in sala operatoria, in quei casi ovviamente si cerca di fare l'intervento in anestesia loco regionale, ed è stato fatto in anestesia loco regionale. La curva di apprendimento è abbastanza veloce di questa tecnica, perché appunto è una tecnica che ripercorre gli step della chirurgia convenzionale, non c'è da inventarsi una visione differente laterale, transascellare o mammaria o transorale, e quindi diciamo bastano 25 interventi di questo tipo per arrivare ad avere dei buoni risultati, e quindi la curva è una cosa che può essere introdotta in tanti dipartimenti di chirurgia generale in cui si comincia a fare questo tipo di chirurgia. Una tecnica che ovviamente è stata poi esportata in tutto il mondo, quindi oltre all'esperienza italiana, quindi Roma e Pisa, piano piano sempre più centri in Italia hanno cominciato ad utilizzare questa tecnica, e poi la tecnica è stata portata fuori, ecco, negli altri paesi europei e non solo. È una tecnica che non prevede dei costi aumentati rispetto ad altre tecniche, questo è un altro vantaggio della tecnica, soprattutto se pensiamo all'utilizzo attuale che si fa della tecnologia robotica, per esempio, una tecnica in cui non è previsto l'utilizzo del robot, quindi è una tecnica che costa come la chirurgia convenzionale. E l'incidenza di complicanze può essere un pochettino più elevata nella prima fase della curva di apprendimento, perché se uno è abituato ad avere un campo operatorio molto grande comincia ad avere, potrebbe avere dei traumatismi da trazione un pochettino superiori rispetto a quando opera in chirurgia convenzionale, però basta finire la curva di apprendimento e dopo le complicanze risultano sovrapponibili alla chirurgia convenzionale. Il rischio di complicanze è uguale a quello della chirurgia open, ovviamente i pazienti che hanno un ipertiroidismo, i pazienti che hanno una tiroidite autoimmune sono un pochettino più a rischio di complicanze rispetto al paziente senza tiroidite e senza ipertiroidismo. E questo ripercorre un po' quello che dicevo prima, utilizzando il neuromonitoring nella chirurgia videoassistita della tiroide si è capito che spesso ci può essere un danno termico proprio dovuto all'utilizzo di questi strumenti di dissezione che ci aiutano a non entrare in uno spazio molto piccolo, fare un passaggio, una legatura, mandarci direttamente con questi strumenti di dissezione. Quindi c'è un po' un aumento dei rischi sulle lesioni termiche dei nervi di ricorrenza. Ovviamente questo però lascia il tempo che trova questa riflessione, perché una volta che uno utilizza questa tipologia di strumenti a ultrasuoni, a radiofrequenze oppure misti,
sa che a una certa distanza dal network non è utile né indispensabile utilizzarli, e quindi basta, nel caso in cui si sta andando troppo vicino al network, ricorrere alla tecnica convenzionale, legatura e taglio della struttura. È superiore alla chirurgia convenzionale relativamente alla risposta immunitaria, ed è stato dimostrato, come pure è stato dimostrato che la tecnica mini-invasiva nel post-operatorio ha ottimi risultati in termini di dolore post-operatorio. Come pure c'è un vantaggio in termini di un'altra cosa di cui si parla poco, però è una di quelle cose che poi, mano a mano che aumenta la casistica di ogni chirurgo che fa questo tipo di chirurgia, si ha sempre più a che fare con questa cosa. Noi spesso dobbiamo spiegare ai pazienti che quando facciamo l'intervento alla tiroide il paziente potrebbe avere dei problemi di voce nel post-operatorio. Premettendo che il paziente già è stato visto e quindi già ha un'indicazione a fare un intervento chirurgico, e quindi di base già sappiamo che la procedura chirurgica ha dei rischi, ma che questi rischi sono più bassi rispetto ai benefici che il paziente può avere dal trattamento chirurgico. Fatta questa premessa, il paziente comunque va spiegato che potrebbe avere questo tipo di problematica legata alla voce. Problematica legata alla voce che però ha dei fattori di confondimento, di cui spesso noi per primi ci dimentichiamo a volte di parlare con i pazienti, perché noi quando spieghiamo il consenso ai pazienti ci abbiamo sempre il nostro caro nervo in mezzo, e quindi ci immaginiamo il nervo incastrato nel nodulo che passa nel cancro che stiamo operando, o che si appende a una struttura fibrosa in esiti di tiroidite, e perdiamo però la visione di altre due problematiche che ci sono, che possono cambiare la voce del paziente. La prima cosa, se noi operiamo un paziente che ha una tiroide con un volume aumentato, ovviamente gli togliamo una cosa che ha un volume nel corpo, quindi la cassa di risonanza cambia, quindi il paziente può parlare in maniera differente indipendentemente dal danno nervoso, e quindi questa è una cosa della quale spesso ci dimentichiamo. Un'altra cosa è che il paziente fa comunque, per fare l'intervento, un'intubazione orotracheale. Quindi se il paziente è operato di colecisti e parla male, nessuno se la prende col chirurgo. Però se il paziente è operato di tiroide e parla male perché c'è un trauma da intubazione, comunque è colpa del chirurgo che l'ha operato di tiroide. Allo stesso modo ci sono pazienti che nel cambiamento appunto della cassa di risonanza, nel riarrangiamento delle strutture anatomiche del collo alla fine dell'intervento e nel successivo decorso post-operatorio, si crea anche un tessuto cicatriziale che quindi può cambiare la voce del paziente, e quindi esistono pure delle sindromi da alterata fonazione, da alterata deglutizione, che non sono dovute a lesioni ricorrenziali ma sono dovute soltanto a fenomeni parafisiologici. Questa cosa con la tiroidectomia mini-invasiva sembra essere ridotta rispetto alla chirurgia convenzionale. Ovviamente poi, questo, siccome la maggioranza dei pazienti sono donne, diciamo, il risultato estetico ha la sua importanza, possiamo andare avanti. E fortunatamente devo dire, questa cosa del risultato estetico è evidente, però diciamo sono sempre di più le persone che vengono negli ambulatori dicendo: no, a me non mi interessa il risultato estetico, l'importante è che va tutto bene. Quindi su questo, diciamo, mentre prima era una cosa sulla quale si spingeva molto sull'effetto del risultato estetico della chirurgia mini-invasiva, nel tempo, andando un po' scemando questo concetto del vantaggio assoluto della chirurgia mini-invasiva sul risultato estetico, perché diciamo, molti pazienti si affidano a noi dicendo: sì, l'importante è che va tutto bene. Quindi a quel punto sì, c'è una sua valenza, però lascia il tempo che trova. E ovviamente in caso selezionale è stata utilizzata anche nel tumore della tiroide, dopo degli studi di fattibilità e quindi di sicurezza. Come tutte le cose che vengono studiate, si studia prima la sicurezza della tecnica, che è stata studiata qui nel 2005 su Erdennec, ha pubblicato questo studio, e poi è stato fatto, diciamo, un primo follow up delle prime tiroidectomie videoassistite fatte per tumore differenziato della tiroide, con degli ottimi risultati in termini di outcome, anche se ovviamente come sempre, siccome il tumore della tiroide ha un'ottima prognosi a vita, cioè sopravvivenza assoluta, e però per validare una tecnica c'è bisogno anche di sapere i dati relativamente alla sopravvivenza assoluta libera da malattia, cioè al rischio di recidiva. Cioè, ho operato un paziente una tecnica mini-invasiva, ho un rischio aumentato di malattia rispetto alla chirurgia convenzionale? Fortunatamente
La risposta è no, perché ovviamente dall'esperienza di Roma poi sono stati fatti follow up ai pazienti che avevano più di 10 anni di follow up adeguato per il tumore differenziale della tiroide, non ci sono differenze rispetto alle recidive di malattia rispetto alla chirurgia convenzionale. In casi selezionati anche la linfadenectomia è stata approcciata con tecnica video assistita, questo è uno studio caso controllo in cui appunto si dimostra proprio questa cosa. Ovviamente la chirurgia mini-invasiva, video assistita, con accesso remoto, eccetera, può essere proposta solo ed esclusivamente in casi selezionati, perché resta la chirurgia convenzionale, il gold standard dei pazienti che necessitano un approccio chirurgico cattivo, perché, come piace dire a me, fare il chirurgo significa essere in alcuni momenti brutalmente eleganti, nel senso che essere solo brutali purtroppo dà un danno d'organo eccessivo, essere soltanto eleganti purtroppo in alcuni casi fa accarezzare soltanto una patologia, essere brutalmente eleganti in alcune situazioni permette di curare la malattia in modo efficace senza creare un danno d'organo importante o un'invalidità importante. Quindi noi spesso la mattina ci alziamo con la cosa, speriamo di essere brutalmente eleganti anche oggi e di non essere né solo brutali né solo eleganti. Quindi la chirurgia convenzionale resta il gold standard nei pazienti che necessitano di un approccio chirurgico appunto per il tumore, questa è un'infiltrazione importante, evidenza di malattia linfonodale importante. E c'è un altro aspetto che in Sicilia sempre di più mi ci interfaccio, che è l'aspetto legato ai colli dei pazienti, nel senso che questo è il primo paziente operato a Cefalù, e allora venendo da Roma, certo, il taglietto, la cosa, la fotomodella con 3 metri di collo, e quindi ci sono delle ovviamente delle cose pure anatomiche che non ci permettono di fare un certo tipo di chirurgia, ma appunto di bilanciare i benefici e i rischi di quello che facciamo per rendere più sicuro ed efficace il trattamento chirurgico. Ovviamente gozzi, endemia gozzicemica, pure su questo, gozzi di grosse dimensioni non possono essere approcciati con queste tipo di tecniche. Grazie a tutti e se avete la possibilità salutatemi i pazienti che abbiamo visto in questi mesi e vi aspettiamo a Cefalù. Grazie. Grazie dottoressa. Volevo aggiungere appunto da quello che è stato detto fino adesso l'importanza del ruolo dell'otorino prima e dopo intervento, perché ovviamente il nervo ricorrente, che è il principale insomma autore di un atto chirurgico, deve essere prima valutato da un otorino allergoiatra. Ma non solo, ecco, come diceva il dottore Sessa, valutare la motilità delle corde vocali, ma anche la morfologia, perché molto spesso il paziente magari può presentare o un edema di Renko o dei noduli cordali o dei polipi cordali che possono incrementarsi di volume durante l'atto dell'intubazione. Quindi magari al risveglio il paziente sarà disfonico non perché c'è una lesione del nervo laringeo, ma semplicemente perché c'è un'ipertrofia dei noduli o dei polipi già esistenti. E ovviamente è importante anche valutare la motilità, se c'è una paralisi delle corde vocali, una paralisi delle corde vocali, già questo il chirurgo deve esserne a conoscenza prima di un atto chirurgico. A risveglio vale sempre la stessa cosa, perché ormai dico le paralisi delle corde vocali sono sempre più rare, soprattutto quelle bilaterali, grazie all'avvento del MIVAT, per fortuna non si vedono più, però voi pensate, prima dell'avvento di questa innovazione, un paziente che entrava in sala operatoria sapendo che si sarebbe risvegliato con un taglietto di qualche centimetro, invece usciva con un tracostoma, perché magari si verificava una paralisi bilaterale in adduzione, per cui il paziente doveva essere immediatamente tracheotomizzato, se cioè, insomma la disfemia era dietro la porta. Quindi i traumi, per fortuna, insomma, questi tipi di traumi non c'è più. Ogni tanto si può vedere una paralisi monolaterale, però in questo caso si opta per un intervento su due tempi. In questo caso bisogna valutare la paralisi ricorrenziale, se interessa una corda vocale di destra o di sinistra, quindi si mette il paziente in terapia farmacologica con una attività logopedica importante e si valuta il tempo di ripresa.
affinché la corda vocale sia disinfiammata con terapia farmacologica e logopedica. Se questo non accade, si cerca il compenso della corda indenne affinché superi la linea mediana per andare a compensare quella paralizzata. Quindi ormai anche l'azione del MIVAT ci permette di evitare degli importanti dispiaceri, soprattutto nel paziente all'atto del risveglio. E una cosa invece che volevo chiedere, rifacendomi anche alla presentazione del dottore Marino. Il dottore Marino all'inizio ha parlato che uno dei sintomi che possono presentarsi quando ci sono queste tiroidi abbastanza grandi sono rappresentate dalla disfagia. La domanda è: si richiede in questo caso una FES pre e post chirurgico per effettivamente valutare l'azione dell'ipertrofia tiroidea nell'atto della denutrizione? Sì, regolarmente lo facciamo regolarmente, è una prassi consolidata questa, cioè questa la richiediamo sempre in questi casi specifici, anche se devo dire che i casi di disfagia sono di gran lunga inferiori a quelli, noi siamo abituati a gozzi molto grossi qua in Sicilia, Luca se ne sarà reso conto. Diciamo che la disfagia è l'ultima spiaggia, molto più spesso questi pazienti presentano problemi o disfonici o respiratori. Queste sono le principali problematiche compressive che riguardano questi pazienti. Però in quei casi sì. In quei casi se c'è una disfagia la richiediamo prima e dopo. Sì, okay. Prima e dopo. Va bene. Io volevo fare un'osservazione, sì, riallacciandomi a quello che ha detto Luca. Non solo alla sua esperienza, mi sentite tutti? Da quando impera sovrano a dottor Google, molto più spesso i pazienti, penso che sarà capitato anche a lui, vengono da te con delle richieste assurde, nel senso che ti chiamano chiedendoti: ma lei me la fa la tiroide con il laser? Traduzione, cioè se sei in grado o meno di fare una MIVAT. Allora qua il take home another message che è importantissimo. Io ritengo che in quel tipo di percorso multidisciplinare che deve portare da una corretta diagnosi all'approccio terapeutico corretto, ognuno di noi deve fare la sua parte. E così anche il chirurgo. Il paziente deve essere educato al fatto che quando arriva lo step chirurgico, deve essere il chirurgo a decidere cosa fare e come farlo, e non lui a richiedere una tecnica piuttosto che non un'altra. Questo è fondamentale, perché molto spesso ci troviamo a gestire situazioni estremamente spinose con i pazienti, perché spiegare ad un paziente che è stato abituato mentalmente al fatto che potesse subire un tipo di metodica chirurgica e che ne debba subire un'altra, diventa complicato da gestire per il chirurgo. Quindi il messaggio deve essere chiaro, deve essere perentorio. Il paziente, nel momento in cui viene affidato al chirurgo, si deve affidare a quelle che sono le indicazioni del chirurgo. Così come io non entro nel merito di quelle che sono le indicazioni endocrinologiche, perché riconosco che l'esperienza dei colleghi endocrinologi è di gran lunga maggiore alla mia rispetto alle indicazioni terapeutiche e diagnostiche, così credo che sia corretto che il paziente arrivi dal chirurgo sapendo che si deve operare, ma è il chirurgo a decidere che tipo di tecnica deve fare. Qua vorrei sentire anche cosa ne pensa Luca, la sua esperienza. No, sono assolutamente d'accordo, ecco, è la cosa di il piacere anche di parlare con i medici che sono i primi a vedere e a valutare i pazienti, ci aiuta anche in questo, nel senso ci aiuta a far capire ai pazienti che non c'è, ecco, non è che ti consulta al mercato, però questo vale per tutta la chirurgia. Cioè dire oggi a un paziente il giorno prima dell'intervento: ti faccio la colecistectomia laparoscopica, ma c'è un rischio di conversione col taglio, diventa un dramma. Quello è evidente che non è stato preparato bene il paziente dall'inizio, cioè, quindi l'errore forse è prima nostro ambulatoriale all'inizio. Però spesso, diciamo, sono pure le persone che si interfacciano col paziente, dice: vabbè, andrò qua una colecistectomia, un pochetto, 20 minuti, prima ha fatto 10.000. Questo è quello che il paziente poi ti viene a dire nello studio. E tu un po' da uomo del sud faresti qualche sconciuro, un po'
No, te l'hanno detto che l'ha fatta 10.000, che numero sono, ma se così, un po' però, poi comunque quando fai firmare il consenso al paziente, ecco, questo vale sia per la chirurgia mini-invasiva laparoscopica, sia per la chirurgia, ecco, adesso parlando della tiroide, se ne sentono di tutte, cioè noi tra laser, transascellare, transorale, nella fai totale dall'ascella, cioè cose turche. Oppure alcuni addirittura si inventano tecniche miste, perché poi leggono le cose, si confondono le idee, quindi fa il taglio, allora mi fa il taglietto sul collo, il taglietto nell'ascella, poi mette il robot all'ascella e mette la telecamera sul collo, e vabbè, diventa tipo la Formula 1 che puoi vedere in tutte le angolazioni della macchina, purtroppo. Quindi su questo aiutateci, sì, perché effettivamente, come diceva lui, il paziente che viene con l'imposizione di una tecnica, che vuole comprarsi quella tecnica, diventa difficile da gestire. No, volevo soltanto sottolineare appunto l'importanza del consenso informato, dell'informazione che deve essere data al paziente, che deve essere chiara. Ci si deve assicurare che il paziente abbia compreso effettivamente quello che noi diciamo, spieghiamo, proprio per evitare telecamere che entrano e escono da diverse parti del corpo. Devo dire che purtroppo su questo in Sicilia è un pochettino diverso rispetto all'esperienza che ho avuto precedentemente, nel senso che la cosa migliore è effettivamente parlare col paziente, dare i fogli del consenso al paziente, in modo che il paziente può tranquillamente confrontare le parole dette in ambulatorio con quello che c'è scritto sul consenso informato. E questo secondo me è il miglior modo di informare il paziente, cioè comunicargli a una prima visita quali sono i rischi e le cose, rivederlo poi col consenso eccetera, spiegare il consenso, dire al paziente di leggere e firmare il consenso. E questo io l'ho fatto fino a settembre, cerco di continuare a farlo. Però mi rendo conto che c'è una difficoltà di molte persone a leggere il consenso. Cioè molti pazienti vorrebbero firmarlo senza leggerlo, non sapere quali sono i rischi a cui vanno incontro. È una cosa con la quale io non mi sono mai, cioè fino a da settembre poi invece mi rendo, e però poi penso a mia zia, penso a mia mamma, forse pure loro fanno così quando si fanno intervento di qualche tipo. Però fino a quando va tutto bene, transa. Non è così, ma io sono assolutamente d'accordo. Sono assolutamente d'accordo, io sto dicendo quello che noi poi lo facciamo, perché poi lo facciamo. Io sono, scusami, siamo collega, ho difeso, ho dovuto difendere, poi non so fino a che punto. Ugo ha operato una signora che stava a letto, amputata, scompensata, aritmica, schizofrenica, broncopatia costruttiva, facevano psicoterapia in continuazione. Ripeto, amputata, allettata, cade dal letto, si frattura il femore, fanno l'intervento con le leghi, questa poi muore, i parenti tornano contro e vogliono un mare di soldi. E dunque lì il problema era il consenso che non era sentito in maniera chiara, legittima. È un paziente a cui quello è un consenso acquisito su un paziente non capace di intendere di volere. Purtroppo lì poi ci sta il problema della polemica, il problema del tutore, i tempi tecnici per avere queste cose, eccetera. Però quello che mi dico, questo poi una cosa dal punto di vista clinico e una cosa dal punto di vista legale, quello che vi dico è che in Sicilia è diventata una guerra spiegare ai pazienti questa cosa, perché molti pazienti non vogliono sentire, quindi tu li devi costringere a sentire quello che è, e se vogliono fare l'intervento capire bene quello che vanno in cuore. Questo per la patologia di Crohn, che comunque fortunatamente ci pone una serie di filtri, perché prima ci siete voi, ci sono gli endocrinologi, ci sono colleghi ultra specialistici. Per l'altro tipo di chirurgia di cui ci occupiamo, che è la chirurgia dell'obesità, non ne parliamo proprio. E per la chirurgia dell'obesità c'è una disinformazione totale che purtroppo parte dai giornali, passa per Google, attraversa anche il territorio. Perché si aspetta
raccontano di ritrovarsi col corpo da modella, e invece la chirurgia dell'obesità funziona benissimo. Comunque volevo dire appunto che, come dice la dottoressa, prima di arrivare davanti al chirurgo ci sono una serie di filtri, a cominciare dal medico di base, pian piano passano tutte le visite specialistiche. Io sono otorinolaringoiatra e tutte le persone vengono operate da tiroide, quindi vengono dall'otorino. Molto spesso il paziente mi chiede: ma se io devo fare l'intervento di tiroide, perché sono dall'otorino? Quale motivo? Cioè io ampiamente a 360 gradi spiego il perché. Cioè facendo anche degli schemi con carta e penna: la tiroide è formata da due lobi, all'interno di questi lobi passa il nervo, cioè bisogna spiegarlo, ma questo a partire anche dal medico di medicina generale fino ad arrivare all'atto chirurgico. In questo modo, quando il paziente arriva davanti a un foglio, un semplice foglio, dice un consenso informato, già sa quantomeno di che cosa si tratta, già quantomeno ha un'impregnazione di tutti i rischi e di tutti i benefici a cui può andare incontro. Cioè evitiamo che il paziente arrivi privo di informazioni davanti a una carta che dice vabbè firmo, tanto è una cosa così. No, non è corretto, perché il paziente deve essere perfettamente cosciente intanto della patologia di cui è affetto, intanto delle strategie terapeutiche, che magari anche quelle farmacologiche non sono andate a buon fine, per cui è necessario l'atto chirurgico, e pian piano deve essere perfettamente messa a conoscenza di tutti gli step che deve affrontare. Quindi l'esame biomorale, l'erex torace, ma così anche come la visita otoiatrica, fino ad arrivare poi insomma davanti al chirurgo. Bene. Dottor Lograsso. Luca, mi pare di avere capito che noi siciliani siamo un po' che cerchiamo più cavilli rispetto alla tua esperienza. No, vogliamo, cioè noi del sud, perché questo come dicevo vale pure per mia mamma, nel senso vogliamo capire meno di certe cose. Sì. Cioè al paziente purtroppo è più facile dire: se si abbassa il calcio, le do delle pillole, anziché dirgli nel corso dell'intervento posso avere difficoltà nell'identificazione delle paratiroidi alla loro corretta preservazione con i loro peduncoli vascolari. È evidente. Ok? Motivo per cui quando poi il paziente legge lesione delle paratiroidi dice: ma questo non me l'avevi detto, l'ho detto. Però quindi questa è la cosa per cui è importantissimo ancora di più parlare con i pazienti. Perfetto. Volevo sollevare un problema per quanto riguarda Caterina. Come sai, negli ultimi anni sono state distribuite le linee guida per quanto riguarda il TSH in gravidanza, e sono dei livelli condivisi nati da un consensus tra le società di endocrinologia e le società di endocrinologia e le società di ginecologia. Come sapete, queste linee guida dicono che il TSH nei primi tre mesi deve essere sotto 2, nel secondo trimestre deve essere tra 2 e 2,5, nel terzo trimestre può essere attorno a 2,5. Vi prego di attenzionarle queste cose, mi riferisco ai miei colleghi di medicina generale, perché? Per i risvolti medico-legali. Certamente. Perché quando succede il guaio, quando succede un'interruzione di gravidanza o la nascita di un bambino con delle malformazioni, anche se non è dovuto a un problema legato strettamente al TSH, però ci sono dei risvolti medico-legali importanti. Quindi il paziente, cioè il medico che gestisce la gravidanza, deve osservare queste, che sono delle linee guida, quindi vanno osservate. Ancora dalla mia esperienza, non so a te Caterina, ancora dalla mia esperienza non ci sono stati casi sul territorio. Anche se ci sono delle indicazioni a dare piccole dosi di tiroxina anche senza valori benissimo, che vadano oltre queste. Benissimo. Perché piccole dosi di tiroxina oppure gli integratori che usano i ginecologi in gravidanza, che contengono iodio, è stato dimostrato facciano bene per la gravidanza e per il prodotto del concepimento.
anche se poi ci sono pure degli altri risvolti. Per esempio, le donne che hanno la tiroidite autoimmune o che sono portatrici di noduli tiroidei, c'è controindicazione a dare questi integratori che contengono iodio, perché lo iodio nella tiroidite può sviluppare un ipertiroidismo, o quando ci sono dei noduli può sviluppare l'autonomizzazione dei noduli. Quindi, ecco, in gravidanza ci sono dei risvolti medico-legali non indifferenti, di cui noi dobbiamo prendere atto. Il campo ginecologico nella donna in menopausa con tireopatia autoimmune non è opportuno trattare la donna con terapia sostitutiva. Perfetto. Perché si è dimostrato che gli estrogeni stimolano l'ormone somatotropo, quindi l'ormone della crescita. Per cui in un sistema immunitario deficitario tu vai ad aggravare quel sistema immunitario già disturbato e quindi non può fare trattamento ormonale. Perfetto. Non può fare trattamento ormonale per la menopausa. Esatto. Per la menopausa. Sì, per la menopausa. Quanto è bello chiacchierare il confronto, è giusto. Invece Luca, ti volevo chiedere, mentre qualche decennio addietro in Italia c'era una posizione così culturalmente contraria allo iodio radioattivo nel trattamento del gozzo tossico o dell'adenoma autonomo iperfunzionante, ora piano piano il gruppo di Pisa ci ha dimostrato che questa può essere molto spesso la terapia di elezione da preferire alla chirurgia. Usare una dose eccessiva di iodio radioattivo può mandare il paziente in ipotiroidismo, e allora il medico nucleare cerca di fare dei calcoli di alchimia per salvare capre e cavoli. Col risultato, molto spesso, quando ci sono delle aree di autonomia funzionale, che per qualche anno lo iodio radioattivo le manda a riposo e poi queste aree di autonomia funzionale riprendono a funzionare e quindi lo iodio non ha prodotto nessun risultato. Quando questo paziente iodio trattato viene da te, tu che problemi trovi? No, ecco, ci sono delle parole nel discorso del dottore Lo Grasso che ci danno già un quadro della situazione, nel senso che ovviamente dal punto di vista speculativo noi dobbiamo fare anche ricerca e quindi dobbiamo cercare delle soluzioni alternative a problemi che sembrano già risolti. Questo è corretto, perché è vero che il trattamento chirurgico è comunque un trattamento che ha dei rischi, si bilanciano i rischi, i benefici e le cose. C'è questa cosa, noi addirittura, se uno va a leggere in alcuni lavori, ci sono trattamenti di iodio radioattivo fatti a scopi terapeutici in pazienti che hanno fatto la lobectomia nei paesi orientali. Quindi parliamo di cose su cui si può dire tutto e il contrario di tutto. Allo stesso modo, come diceva il dottore Lo Grasso, l'alchimia, va bene che la medicina è un'arte, però l'alchimia, per cercare di bilanciare l'ipo con l'iper, col bruciare quello che serve, è difficile, non è una cosa standardizzabile né riproducibile. Quindi là poi resta al singolo chef, tra virgolette, che può fare una ricetta più o meno adeguata a quello che è. L'altra condizione appunto è quella per dimostrare che una cosa sia valida bisogna far passare degli anni. E quando passano degli anni e si dimostra che quella cosa non è tanto valida, significa che è una cosa che in qualche modo va rivista. Quindi una proposta va rivista, forse vanno adeguati dosaggi, vanno adeguati trattamenti, eccetera, eccetera. Il chirurgo purtroppo è quello che poi si trova, una condizione differente da quella che è l'anatomia normale prima di un trattamento di questo tipo. Ovviamente questo vale sia per le termoflessioni, vale per tante situazioni ovviamente di
trattamento alternativo alla chirurgia. Qui ovviamente c'è un campo un pochettino minato, però se facciamo i chirurghi ci dobbiamo abituare anche purtroppo ai campi minati, come ci siamo abituati negli anni a rioperare persone di polso che sono state già operate una o due volte di polso e tornano per un altro intervento, sempre per polso, non per patologia neoplastica, proprio perché nel corso di ogni procedura chirurgica ogni chirurgo ha bilanciato i rischi e i benefici rispetto all'andare o meno più vicino al nervo o più vicino alla carotide o più vicino alla trachea, quindi lasciando dei pezzi grossolani di malattia e poi l'ipertrofia. Quindi ecco, dal punto di vista del chirurgo tutti possono dire tutto, poi alla fine noi chirurghi siamo pure un pochettino romantici, nel senso che, e lo dico da chirurgo, cioè non sempre quello che vediamo, cioè noi siamo poi esagerati, siamo tipo i pescatori, ma non so se c'è qualcuno che va a pescare. Poi diciamo, uno vede un'aderenza importante, diciamo, è stato un dramma perché c'era un'aderenza. Però sì, in effetti purtroppo diventa un pochettino più difficile il trattamento di luce. Anche se poi, quando ti va tutto bene, diciamo, alla fine l'ho fatto con la stessa facilità di quando opero un collo vergine. Quindi, sta l'esperienza. Grazie. Io volevo sollevare quella che è una mia impressione, cioè quando il chirurgo deve intervenire, io penso che di rimanere dell'idea che deve, facciamolo intervenire, o quando il medico nucleare deve intervenire deve essere pesante, sì. Cioè secondo me la tiroide la deve distruggere, perché poi fare reintervenire il chirurgo dopo lo iodio radioattivo sono problemi seri. Va bene, c'era qualche altro intervento? E questa mattina vi ho introdotto l'informazione che abbiamo avviato quest'anno in occasione della settimana mondiale della tiroide, abbiamo pensato di fare uno studio, un piccolo studio epidemiologico sul territorio, coinvolgendo 30 medici di medicina generale e distribuendo ai medici di medicina generale questi coupon che davano la possibilità ai pazienti di effettuare un dosaggio del TSH gratuito e un'ecografia della tiroide gratuita presso questa struttura. In realtà il dosaggio del TSH è stato eseguito da circa 160 pazienti, quindi c'è stata un'adesione inferiore all'offerta, mentre per quanto riguarda le ecografie, le persone che avevano il coupon si sono fatte accompagnare da parenti e amici, quindi abbiamo fatto più di 200 ecografie. La selezione del paziente doveva essere casuale, cioè il medico di medicina generale non doveva selezionare dei pazienti già affetti da una patologia, ma possibilmente pazienti che non avevano mai effettuato uno studio della tiroide. In realtà sono stati in un primo momento inclusi anche pazienti ammalati di patologia tiroidea scelta, così per così dire, e questi sono poi stati esclusi dalle conclusioni. Vai avanti, Gianni. La premessa che ci ha indotto a fare quest'anno questo studio in occasione della settimana mondiale della tiroide è la considerazione che è accettato da tutti che la patologia tiroidea in realtà è molto più frequente di quanto si immagini e che le tiroiditi autoimmuni, come potete voi stessi testimoniare, rappresenta una patologia molto diffusa
e interessa più del 10% della popolazione adulta femminile. E per quanto riguarda i noduli tiroidei, non esiste ecografia, poiché descrive un nodulo tiroideo di 3 mm, di 4 mm, e spesso i pazienti si rivolgono a voi con i capelli dritti in testa perché hanno un nodulo di 4 mm, allora noi dobbiamo cercare di spiegare che questi noduli della tiroide sono molto frequenti. L'incidenza dei noduli della tiroide addirittura arriva a superare il 50% nelle persone che superano i 50 anni di età. L'ipotiroidismo, se poi facciamo il TSH alle persone anziane, troviamo che l'ipotiroidismo è una condizione molto frequente. In gravidanza, negli ultimi anni, avete acquisito il concetto che discutevamo poco fa con Caterina, che il TSH è un dato che va controllato perché la funzione tiroidea condiziona in maniera pesante la vitalità e lo sviluppo del bambino nella pancia della mamma. Nei primi mesi di vita il valore del TSH, questo è uno studio molto importante che è stato fatto, il valore del TSH nei primi mesi di vita condiziona il quoziente intellettivo dell'individuo adulto. Questa è veramente un'affermazione che fa molto riflettere. La tiroide poi, come sappiamo anche da esperienze recenti legate al Covid, condiziona la funzione tiroidea, condiziona la risposta immunitaria e la performance cardiaca, e il TSH elevato, molti neurologi vi richiedono il dosaggio del TSH quando si presenta alla valutazione del neurologo un paziente con malattie neurodegenerative, perché è stato dimostrato che la funzione tiroidea è deficitaria nel Parkinson, nella demenza e in malattie di questo genere. E quindi ci siamo voluti, con la nostra piccola casistica, approcciare a una valutazione del TSH e dei parametri morfovolumetrici di una popolazione non selezionata. Quindi 30 medici di medicina generale hanno reclutato a caso 200 pazienti presentatisi in ambulatorio ed hanno offerto un coupon per effettuare gratuitamente il dosaggio del TSH e una ecografia tiroidea. Dei 200 pazienti reclutati, 40 erano già in terapia con tiroxina, di questi 10, quindi il 25%, non avevano un TSH a target. Questi pazienti non sarebbero dovuti essere inclusi, ma già questo è un dato che fa riflettere. Cioè, molto spesso il paziente ipotiroideo si prende la tiroxina e il TSH lo nota, lo va a dosare una volta l'anno, una volta ogni due anni. Ben il 25% dei pazienti che usavano la tiroxina avevano un TSH fuori range. Quindi questo significa riflettere sul fatto che il paziente in terapia sostitutiva va sollecitato a fare frequentemente il TSH, perché il fabbisogno di tiroxina spesso cambia e quindi la dose deve essere adeguata. I rimanenti 160 pazienti non catalogati come ammalati presentavano nell'8% dei casi un valore di TSH fuori range. E questa è un'osservazione che fa molto riflettere. Dei 240 pazienti presentatisi per effettuare un'ecografia gratuita alla tiroide, ben 40 avevano una patologia tiroidea nota e quindi, come vi dicevo poco fa, sono stati esclusi. E dei 200 pazienti ammessi alla ricerca, 22 avevano un quadro ecografico di tiroidite cronica autoimmune e sono stati invitati a fare delle indagini di conferma. 47 pazienti sono stati trovati affetti da un nodulo o più noduli alla tiroide e 2 di questi pazienti sono stati invitati a fare un aspirato e in uno di questi 2 pazienti è venuto fuori un TIR3B di cui ancora non sappiamo nulla perché il paziente è stato inviato al chirurgo. Per concludere, questi sono i dati, sono delle valutazioni semplici su una popolazione reclutata a caso. La valutazione morfologica e funzionale della tiroide deve certamente diventare parte integrante degli esami periodici di screening della popolazione generale,
perché abbiamo verificato con questi modesti numeri che la patologia tiroidea è ben più diffusa di quanto pensiamo. Un precoce inquadramento diagnostico della patologia tiroidea può certamente contribuire a prevenire gravi conseguenze alla salute. La patologia tiroidea è quindi ancora tutta da inquadrare e da scoprire e merita sicuramente da parte nostra più attenzione. Queste sono due bomboniere che mi ha portato la moglie di un collega di Trapani che cercava da molti anni una gravidanza e correggendo con la tiroxina un TSH che lei aveva elevato senza saperlo ha avuto una gravidanza gemellare. E se mi permettete, queste sono esperienze che io non dimenticherò più. Vorrei ringraziare a conclusione l'IPSA che ci ha permesso, la dottoressa Valentina è qua con noi, grazie Valentina per la tua efficienza e per la tua presenza affettuosa, l'IPSA che produce la tiroxina che ci ha permesso di realizzare in maniera incondizionata l'incontro di quest'oggi e quindi il dottore San Filippo e la dottoressa Valentina che sono stati sempre presenti nell'organizzare l'evento di oggi. Volevo ringraziare il Vomere, volevo ringraziare Alberto Di Paola che con le sue riprese ci permette la diffusione all'esterno di queste informazioni su cui abbiamo riflettuto quest'oggi. Volevo ringraziare l'equipe che lavora con me in questa struttura, la dottoressa Maria Rosa Perricone qua presente, il dottore Gaetano Polizzi, il dottore Schifano, la dottoressa Patrizia Scavone, il dottore Lombardo, il nostro direttore sanitario, il dottore Lopresti che ci ha lasciato poco fa e il dottore Giacomo Urso che non è con noi perché aveva i bimbi con la febbre stamattina. Ringrazio tutti voi per l'attenzione e per aver condiviso le osservazioni che abbiamo fatto assieme. Spero che avete trascorso